A breve sentirete la conferenza Basta richiami vivi e uccellagioni che si è tenuta a Verona, mercoledì 6 novembre 2013. La serata è stata organizzata dall'europarlamentare Andrea Zanoni, vicepresidente dell'Intergruppo per il benessere e la conservazione degli animali e membro della commissione ENVI, Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento Europeo. Inoltre sono intervenuti il direttore generale LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli Italia, Danilo Selvaggi, il consigliere nazionale WWF Fondo Mondiale della Natura Italia, Guido Scoccianti, e ha introdotto la serata Chiara Benciolini, responsabile settore educazione LAV, Lega Antivivi Sezione Verona. Registrazione della conferenza a cura delle WWF Verona. Adesso seguirà un comunicato per presentare i contenuti della conferenza. La Regione Veneto quest'anno ha autorizzato ben 37 roccole prodine, di cui 6 nel veronese. Sono impianti muniti di reti da uccellagione per la cattura di tordi, merli, cesene e allodole che finiranno rinchiusi per sempre in minuscole gabbiette, come richiami vivi utilizzati dai cacciatori negli appostamenti di caccia. Il 4 ottobre scorso, 2013, ho presentato un'interrogazione alla Commissione europea per fermare le deroghe illegittime ripetutamente concesse per la cattura di uccelli con le reti da uccellagione da utilizzarsi come richiami vivi nella caccia da capanno, ha affermato Zanoni. Nonostante i moniti dell'UE e i continui pareri contrari dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente, ISPRA, che è un istituto tecnico scientifico dello Stato, la provincia di Verona e la regione Veneto continuano ad autorizzare impianti di cattura muniti delle reti da uccellagione, mezzo di cattura non selettivo, vietato nell'articolo 8 della direttiva 2009/147 della Comunità Europea. Ho chiesto quindi alla Commissione di aprire una procedura di infrazione per questi amministratori che si credono al di sopra della legge nazionale ed europea e mi sono rivolto al presidente della provincia di Verona, Giovanni Miozzi, sollecitando l'immediata chiusura di questi impianti che violano la direttiva uccelli. L'ISPRA il 24 maggio 2013 ha dato parere sfavorevole alla riapertura dei roccoli per la stagione 2013-14, sottolineando la necessità di attuare metodi alternativi quali l'allevamento degli uccelli in cattività e condannando la totale assenza di dati certi sul fabbisogno di richiami vivi per i cacciatori. Con l'uso di richiami vivi si legittima il reato di maltrattamento di animali perché li costringe a vivere nella sporcizia e in uno spazio dove non riescono nemmeno ad aprire le ali. Reato confermato il 17 gennaio 2013 anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 2341, ha concluso Zanoni. Durante la serata sarà possibile sottoscrivere la petizione della LIPU No ai richiami vivi. Al termine della conferenza seguirà un dibattito con il pubblico. Si ricorda, in proposito, la provincia di Verona con la determinazione numero 4219 del 23 settembre 2013 ha attivato ben 6 impianti di cattura, i famigerati roccoli, per un totale di 1072 uccelli della specie, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e allodola. La provincia ha reso operativa la delibera della giunta regionale numero 1099 del 28 giugno 2013, che consentiva l'uccellagione, oltre alla provincia di Verona, anche a quella di Vicenza, Treviso, Padova, Venezia e Belluno. Con l'uccellagione viene ancora consentita la cattura dell'allodola, Alauda alvensis, classificata vulnerabile nella lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia e in declino da 30 anni in tutta Europa, e perciò specie che non può essere sottoposta a deroghe a norma della guida disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Questo è l'elenco della località dove sono in funzione gli impianti di cattura della provincia di Verona. Località di Vallata nel comune di San Mauro di Saline, località di Baltieri nel comune di Velo Veronese, Monte delle Brocche,
nel comune di Pastrengo, Casa Antolini, nel comune di Negrar, località Margone, nel comune di Brentino Belluno. Buonasera, in rappresentanza della LAV di Verona do il benvenuto a tutti i presenti a questa importante serata organizzata dall'onorevole Andrea Zanoni e che vedrà confrontarsi altri due importanti relatori rappresentanti di due importanti associazioni, WWF Italia e LIPU. Come rappresentante in questa sede della LAV ho accolto con molto piacere l'invito dell'onorevole Zanoni di introdurre questa serata, perché nel corso di questa serata verrà affrontato un tema forse poco conosciuto dai non addetti ai lavori, magari a volte sottovalutato, ma che rappresenta un vero e proprio dramma ed una vera e propria tortura per una grande quantità di uccelli. Ecco, si tratta dell'utilizzo dei richiami vivi da parte di cacciatori nella pratica della caccia. Richiami vivi che non sono altro che piccoli uccellini che vengono intrappolati con le reti, che vengono rinchiusi in piccole gabbie e che vengono indotti al canto primaverile in inverno per costituire da esche per i loro simili. Per fare tutto questo, chiaramente vengono tenuti al buio durante l'estate, vengono privati delle loro penne perché venga sfasato il ciclo biologico. Si tratta, di una vera e propria tortura, a danno di questi animali. Ora, al di là dell'aspetto normativo, della normativa europea, delle autorizzazioni della regione, di ciò che viene fatto o non fatto, è inevitabile dover constatare che, questa forma, l'utilizzo di questi piccoli uccellini rappresenta una forma barbara, una forma veramente arcaica di sfruttamento degli animali che vengono utilizzati come esche, che vengono privati della loro libertà, ecco, e che vengono tenuti chiaramente in situazioni non compatibili con le loro caratteristiche biologiche ed etologiche. Nel corso della serata si tratterà in particolare della normativa, delle reti da uccellagione, ecco, di tutto ciò che ruota intorno a questo fenomeno purtroppo, ecco, dei richiami vivi nella caccia. Ora, mentre contestiamo la caccia, pertanto non contestiamo soltanto l'uccisione degli animali, pratica da condannare, ma dobbiamo anche tener conto che c'è questo ulteriore fattore, che è il fattore di maltrattamento, fattore di sfruttamento, di privazione della libertà di un'altra quantità di animali, in questo caso degli uccellini, che vengono indotti e costretti a vivere, ecco, in condizioni assolutamente non compatibili perché vengono privati della libertà di volare. E vengono costretti a fare da esche ai loro simili. Lascio la parola ai relatori che presento. Andrea Zanoni è deputato al Parlamento europeo, è membro della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare e della Commissione Occupazione e Affari Sociali, vicepresidente dell'Intergruppo per il Benessere degli Animali e presidente della Lega per l'Abolizione della Caccia del Veneto. Poi Danilo Selvaggi, direttore generale LIPU Italia, e Guido Scoccianti, consigliere nazionale WWF Italia, che tratterà anche del caso specifico dell'utilizzo delle reti e di quello che è stato fatto o non fatto nella sua regione, la Toscana. Inizierà la relazione dell'onorevole Andrea Zanoni. Al termine delle tre relazioni, ecco, sarà possibile rivolgere delle domande ai relatori e iniziare un dibattito sul tema che verrà trattato. Bene, buonasera a tutti, grazie della vostra presenza, grazie a Chiara Benciolini per la presentazione. Naturalmente ringrazio anche Danilo Selvaggi della LIPU e Guido Scoccianti del WWF per aver aderito a questa iniziativa. Io sono in Parlamento europeo da 2 anni perché ho iniziato praticamente a metà mandato, un mandato che si concluderà il 25 maggio prossimo, quindi ormai in scadenza. E, sono membro appunto della Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare e attualmente sto seguendo un fascicolo molto importante in Parlamento perché sono relatore della nuova direttiva per la valutazione dell'impatto ambientale. Diciamo una responsabilità che comporta moltissime ore di lavoro, moltissimi incontri con le lobby, perché in Europa appunto ci sono le lobby che rappresentano determinati interessi e che sono
sempre presenti nella, diciamo, nell'iter di formazione di queste leggi e in veste di relatore naturalmente ho emendato questa importante direttiva che si occupa della valutazione di impatto ambientale di grossi progetti come autostrade, dighe, discariche, ponti, centrali nucleari. È stata approvata in Commissione Ambiente a luglio e il 9 ottobre scorso è stata approvata dal Parlamento Europeo, dandomi anche mandato per aprire i negoziati con la Commissione Europea e con il Consiglio dell'Unione Europea per arrivare a un testo condiviso che dovrebbe essere approvato, si dice così, in prima lettura qui a gennaio. E in questa Commissione ci occupiamo di moltissime tematiche, anche tematiche riguardanti la biodiversità, la tutela della fauna selvatica, la tutela degli animali. E durante appunto questi mesi di attività mi sono occupato anche di questioni locali, oltre che di questioni europee all'interno della Commissione. I lavori del Parlamento non sono solo quelli dell'aula parlamentare, ma ci sono anche le commissioni tecniche, appunto, il gruppo parlamentare e così via. E è un'istituzione abbastanza particolare, ci sono diversi attori che giocano il ruolo di artefici di queste nuove leggi, quindi c'è il Parlamento che è eletto democraticamente da voi cittadini, ma poi c'è anche il Consiglio dell'Unione Europea formato dai singoli governi e poi c'è la Commissione Europea che è il vero e proprio governo. Approfitto per dirvi che siccome anche da domande che mi vengono fatte spesso non sempre è chiaro come funziona il Parlamento, come funzionano queste istituzioni europee, io vi ho portato del materiale fatto proprio dal Parlamento, dall'Unione Europea, che potete ritirare all'uscita, è contenuto in delle borse di canapa blu. E quindi un qualcosa che può servire anche per capire come funziona il Parlamento. Dopodiché io cerco di essere sempre molto presente anche nel territorio. Il territorio di un eurodeputato è vastissimo. Nel caso del Nord-Est sono 4 regioni: Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Sono 22 province. E quindi mi occupo molto anche delle problematiche che mi vengono segnalate. Spesso, quando ci sono degli estremi per coinvolgere la Commissione Europea perché magari c'è della violazione del diritto comunitario, faccio delle interrogazioni, ma per rendermi conto dei problemi normalmente faccio anche dei sopralluoghi. Oggi ero nella vostra provincia, a Grezzana, al Cenago, dove si sono aperti i sinkhole. Io non sapevo cosa fossero i sinkhole fino a pochi settimane fa, sono degli enormi crateri che si sono aperti attorno alle case dei cittadini e addirittura in corrispondenza delle strade, perché in quella collina sotto c'è una estrazione di carbonato di calcio, ci c'è un groviera vuoto e quindi si sono trovati con delle cose veramente, con dei crateri, e è stato uno scenario per me vederli dal vivo veramente terribile. Per informare i miei sostenitori, i cittadini in generale, delle attività che faccio al Parlamento, in Commissione e anche sul territorio, mando settimanalmente una newsletter con un riassunto di queste attività, informando l'attività del Parlamento, della Commissione Europea, ma anche quello che accade nel territorio e gli interventi che faccio nel territorio. Se volete riceverla, la mando con cadenza settimanale, adesso vi passo delle cartelline, basta mettere nome, cognome e indirizzo di posta elettronica. Io questa sera ho preparato delle slide e poi anche dei brevissimi video. Allora, la tematica di questa sera è una tematica che la maggior parte della gente non sa, non conosce. Tant'è vero che una conferenza come questa è un po' una rarità. Io non ho memoria in Veneto che ci sia stata una conferenza che parla di richiami vivi e uccellagione. E allora vediamo un po' che cosa sono i richiami vivi e cos'è l'uccellagione. Vedete, questo è un richiamo vivo, si vede già che è abbastanza malconcio, è un tordo. Andiamo pure avanti. Allora, cosa sono i richiami vivi? Sono degli uccelli migratori che i cacciatori detengono in piccole gabbiette, vedete come questa, e vengono tenuti attorno agli appostamenti, ai capanni di caccia, per attirare con il loro richiamo i migratori liberi, questi uccelli
sono molto gregari. Siccome sono piccoli uccelli passeriformi, l'unica strategia di difesa, ad esempio, della rapace è quella di essere gregari. E quindi è irresistibile per loro il richiamo di un loro simile, perché la loro logica per la sopravvivenza è quella di stare uniti, perché più occhi ci sono e più possibilità c'è di scampare ai pericoli. Gli uccelli usati da richiamo vivo, per quanto riguarda le specie, sono il tordo bottaccio e il tordo sassello, la cesena e il merlo, per quanto riguarda la famiglia dei turdidi, e poi abbiamo la allodola. La caccia si svolge però in ottobre, in novembre, a dicembre, in inverno. E come sappiamo benissimo, gli uccelli non emettono il canto che normalmente emettono in primavera in questa stagione invernale. E allora viene indotto loro uno sfasamento biologico per farli cantare adesso in inverno anziché in primavera. Allora, innanzitutto vengono tenuti al buio per tutta l'estate, vengono alimentati in maniera molto scarsa e gli vengono anche strappate delle penne e delle piume, penne delle ali, della coda e piume del corpo. Tutto questo sistema comporta, ad esempio, la muta, il cambio del piumaggio artificiale, e comporta lo sfasamento biologico, cambiano l'orologio, tant'è vero che a fine estate, quando vengono portate nei capanni di caccia, questi uccelli credono, si sentono in periodo primaverile. Ecco che soprattutto i maschi emettono il canto cosiddetto nuziale e sono dei bravi richiami, perché in questo modo attirano in maniera particolare i loro simili. Questa foto, vedete, rappresenta questi piccoli uccelli che vengono tenuti normalmente in delle cantine, nei garage, poco illuminati. Naturalmente, perché vengono trattati così, ad esempio con poche luce? Perché devono simulare l'inverno, che ha poche ore di luce. Perché dopo l'inverno cosa c'è? C'è la primavera. Andiamo avanti. Allora, queste gabbie sono veramente molto piccole, non riescono nemmeno ad aprire le ali, quindi queste sono delle dimensioni relative a una delibera della Regione Veneto. Se uno va a vedere l'apertura alare dei tordili e della lodola, sono superiori a quelle previste, e in realtà hanno giocato il tutto dicendo che possono essere tenuti in gabbie piccole, siccome sanno che è un maltrattamento animali, solamente quando li porti in campagna a caccia, nei capanni. Però dopo devono essere liberati in voliera. Nessun cacciatore lo fa, anche perché liberarli in voliera e ricatturarli, eccetera, comporterebbe uno stress per gli animali che poi alla fine non canterebbero più, e quindi li tengono sempre nelle solite gabbiette. Andiamo avanti. Naturalmente la detenzione di questi animali in queste piccole gabbie di piccole dimensioni comporta per loro delle abrasioni, continuano naturalmente a sbattere per cercare di fuggire, perché sono uccelli normalmente catturati, uccelli che migravano attraverso continenti, che poi vengono ridotti in queste piccole gabbie. Quindi abbiamo delle ferite oppure abbiamo della perdita di piumaggio, come in questi due casi. Queste sono foto, scusate, sono foto che sono state scattate dal Corpo Forestale dello Stato in merito a una delle tante a tanti sequestri di richiami vivi a cacciatori. Ci sono anche altri problemi. Queste sono foto fatte sempre dal Corpo Forestale e da una guardia della provincia, una guardia volontaria della provincia di Vicenza. L'altro fenomeno è quello delle malformazioni alle zampe dovute naturalmente al ridotto movimento e all'impossibilità, ad esempio, di lavarsi. Poi, per quanto riguarda il piumaggio, queste sono altre conseguenze, vedete, perdita di piume, perdita delle penne e gravi abrasioni cutanee, il tutto appunto dovuto a queste ridotte dimensioni, ma soprattutto al fatto che stiamo parlando di animali nati in libertà e che quindi non riescono ad adattarsi a queste piccole dimensioni. Questa è una pepola, hanno usato anche le pepole, un uccello protetto, ma grazie alla caccia in deroga concessa in Veneto e in Lombardia soprattutto, avevano anche questi uccelli da richiamo, e anche in questo caso vedete che come sono le loro condizioni fisiche. Ecco, volevo dirvi che io, durante alcuni sequestri fatti in passato, la polizia giudiziaria mi consegnò questi animali sequestrati. Ed è curioso vedere come questi animali
quando vengono liberati, innanzitutto non sanno volare. È impossibile far volare questi animali, lo vedete da voi stessi. Ma soprattutto un'altra cosa, la ricerca dell'acqua per lavarsi. E tra poco vi spiegherò anche il perché. Questi sono altri casi, addirittura di animali che a forza di sbattere si sono automutilati le punte delle ali, quindi anche nel caso in cui loro ricrescessero un giorno le pene delle ali non riuscirebbero più a volare. Queste sono foto fatte dal WWF di Bergamo. Altre abrasioni, andiamo pure avanti. Allora, il grosso problema di questi animali sono soprattutto le condizioni igieniche. Allora, non esiste a livello, io penso, europeo, siamo in Europa, nessuna detenzione di animali in condizioni così igieniche come quella relativa ai richiami vivi. Allora, non hanno vaschette d'acqua per lavarsi, ma solo piccoli contenitori per bere. Allora, in natura questi uccelli, pensate, si fanno il bagno anche in pieno inverno. Io, durante alcuni servizi di vigilanza venatoria volontaria, ho fatto la guardia volontaria per moltissimi anni, prima con la LIPU, poi con il WWF e alla fine con la LAC, mi è capitato di vedere anche in pieno inverno delle pozzanghe dell'acqua con la parte superiore ghiacciata, rotte dal passaggio delle auto in campagna, liberare naturalmente l'acqua che c'era sotto e vedere magari di ritorno dopo un quarto d'ora gli uccelli che andavano a lavarsi in pieno inverno, quindi se c'era, pensate, lo strato sopra ghiacciato vuol dire anche temperature inferiori allo zero, gli uccelli lavarsi, perché? Hanno bisogno di lavarsi per mantenere delle condizioni di isolamento termico del loro piumaggio per potersi difendere dal freddo. Un piumaggio pulito gli consente di difendersi dal freddo, un piumaggio unto non serve più a niente. Ecco perché c'è un altro maltrattamento, che è quello che li riduce con un piumaggio untissimo, dovuto al fatto che non riescono a lavarsi, cosa che invece in natura farebbero. Quello che vi volevo dire prima di questi uccelli sequestrati è questo: messi nelle voliere, la prima cosa che fanno, quando si sono un po' adattati a questi nuovi spazi, è quella di andare a farsi il bagno in delle bacinelle naturalmente basse che metti sul fondo della voliera. Io mi ricordo ancora l'odore nauseabondo dell'acqua di risulta di quei primi bagni fatti chissà dopo quanti anni di detenzione in cattività. E naturalmente, l'ho detto, col tempo il loro piumaggio si sporca, si deteriora e diventano unti, dei piccoli esseri unti. Inoltre i contenitori di acqua e cibo delle gabbie sono tutti interni. Perché voi avete presente la gabbia del canarino che ha le mangiatoie e il beverino esterno? È la cosa normale, lo si fa per evitare che il canarino sporchi con le proprie feci il cibo e l'acqua. Però nel caso delle gabbie dei cacciatori deve essere tutto modulare, non devono esserci sporgenze esterne, hanno la mangiatoia e il beverino interno, quindi naturalmente fanno i loro bisogni sopra il cibo e sopra l'acqua. Io ho svuotato dei contenitori d'acqua delle gabbiette dove per metà c'era melma, perché nessun cacciatore li svuota ma aggiunge l'acqua, e naturalmente c'è un fondo che è una cosa incredibile. E perché? Perché hanno questi aggeggi all'interno della gabbia? Perché le gabbie non devono avere sporgenze, perché ne devi mettere una accanto all'altra, una sopra l'altra, il più possibile per poterle trasportare nei campi all'interno del bagagliaio dell'auto. Naturalmente questo è svantaggio dell'igiene. In questo modo gli uccelli imbrattano appunto cibo e acqua con le proprie feci, rendendo questa detenzione una delle più inigieniche al mondo in assoluto. Voi trovatevi una detenzione più inigenica di quella dei richiami vivi, è difficile effettivamente trovarla. E questo accade in uno Stato moderno che fa parte dell'Unione Europea. No, ecco, no. Questi sono casi probabilmente estremi, queste sono foto che mi sono state passate dal corpo forestale di Valdobbiadene. Andiamo avanti. Queste sono foto invece di una relazione del corpo forestale di Bergamo. Vedete come alla fine queste zampe di questi animali si trasformano, perché naturalmente ci sono parassiti, non possono lavarsi, quindi non possono muoversi. Andiamo avanti. Allora, vediamo un altro aspetto: l'inanellamento dei richiami vivi. La legge dice che questi uccelli da richiamo devono avere un anello. Ci sono anelli che vengono messi a questi uccelli che vengono catturati nei roccoli, adesso vedremo cosa sono, altri anelli che vanno messi nella zampa degli uccelli nati in allevamento. Allora, per gli uccelli catturati legalmente nei roccoli vengono usati anelli a fascetta di plastica da chiudere e rendere inamovibili su una zampa dei presicci.
In questo caso, vedete, ci sono entrambi, questo uccellino era sia d'allevamento che di cattura, no? E quindi è naturalmente un abuso, una illegalità fatta dal detentore. C'è sia l'anellino chiuso, tipo fede nuziale di metallo, c'è sia l'anellino a fascetta che era stato applicato da adulto. Per gli uccelli d'allevamento vengono usati anelli tipo fede nuziale, quindi come una fede, mentre in lega di alluminio da porre sui nidiacei, di solito vengono messi entro il settimo giorno perché poi la zampetta si sviluppa e non puoi più infilarlo. Gli anelli inamovibili per uccelli allevati. Secondo la legge italiana, gli uccelli da richiamo vanno muniti di un anello inamovibile. Questo anello è in metallo con un diametro stabilito da un'organizzazione che è la FOI, la Federazione Ornitologi Italiani, e tale da poter essere infilato solo un nidiaccio e non un uccello adulto, in modo che divenga inamovibile con la crescita. Tuttavia, le indagini che vengono fatte spesso, i controlli, svelano che un altissimo numero di richiami vivi, dichiarati come allevati, viene sequestrato perché viene trovato con anellini che si sfilavano. Com'è possibile? La contraffazione degli anelli. Agli esemplari già adulti, catturati illegalmente, vengono applicati, con l'uso anche della vaselina, degli anelli di diametro leggermente più grande rispetto a quello previsto per legge, oppure anelli contraffatti, prima allargati e poi ristretti. Questo dimostra che un numero elevatissimo di uccelli viene catturato illegalmente in natura, come il bracconaccio, nei roccoli delle province, e immesso illegalmente nel mercato come se fossero richiami allevati legalmente. Qual è la differenza? Un uccello selvatico, bene, è un patrimonio indisponibile dello Stato. Può essere solo in casi eccezionali che vedremo stasera catturato dalle province e consegnato ai cacciatori. Nel momento in cui è di allevamento, non è più patrimonio dello Stato, ma è proprietà privata di chi lo detiene. Ecco che se io, in modo truffaldino, catturo un uccello di noi tutti, del patrimonio indisponibile dello Stato, e gli metto l'anello e lo faccio passare da allevamento, automaticamente sano un reato, che è quello della cattura, e divento proprietario in modo illecito e truffaldino di quell'animale. Nell'anello c'è scritto naturalmente un numero, un codice alfanumerico che dimostra che è nato nel mio allevamento. Ora vi mostro un piccolo video che mi è stato mandato e che mostra come vengono contraffatti questi anelli. Allora, qui, in questo video, questo è stato girato in Veneto, queste sono tutte cose illegali, perché la manomissione di un sigillo è un reato previsto anche dal codice penale. Vengono, vedete, allargati con questo meccanismo qui. E questo, vedete, viene preso, questo è un tordo. Adesso hanno allargato questo anello. Purtroppo in lega di alluminio, e questa cosa si può fare, se l'Italia avesse previsto anelli solo d'acciaio non potresti fare questa cosa qua perché si romperebbe. Vedete, un po' alla volta, naturalmente è sicuramente un'operazione molto dolorosa, questo è un tordo bottaccio, quindi questo è un tordo che appartiene a tutti noi cittadini perché è patrimonio dello Stato e con questa operazione truffaldina adesso diventerà proprietà di un cacciatore perché naturalmente verrà passato come Infilando l'anello uccello nella zampa. di allevamento. Che tortura. Lavorano intere notti con questo aggeggio qua. Li portano naturalmente in questo periodo di migrazione, li portano gli uccelli catturati e poi con questa operazione, vedete, ormai è finito. La cosa che adesso vi mostreranno queste immagini è come verrà nuovamente rimpicciolito il diametro di questo anello, perché naturalmente adesso potrebbe anche sfilarsi. Queste cose sono cose che succedono in maniera molto costante e diffusa in questo periodo soprattutto. Nessuno ne parla, nessuno sa niente. Scusa, ma li mangiano questi uccelli? Sono uccelli che cacciano e che poi mangiano. Ecco, e qui vedete, con questa macchinetta qui restringono l'anello. A un certo punto verrà schiacciato anche il becco del tordo, vedete. E questo qua adesso diventa patrimonio, proprietà privata.
E così fa la contraffazione degli anelli. Andiamo avanti. Ora sono i roccoli delle reti da luce ragione. Allora, torno un attimo. Ecco, questo è, vedete, sotto quella costruzione fatta con alberi, circolare, vedete questa qua giù, questo qui, questo è un roccolo. In quelle specie di finestre, aperture che vediamo, vengono messe le reti. Andiamo avanti. I roccoli, quindi, sono degli impianti destinati alla cattura tramite le reti dell'oceanagione e degli uccelli migratori. Normalmente sono posizionati in collina e montagna, ma ce ne sono anche in pianura e sono costituiti da una doppia fila circolare di alberi e arbusti in mezzo alla quale vengono posizionate verticalmente le reti che risultano pressoché invisibili. In ogni roccolo c'è una torretta, una specie di capanno di legno in muratura dove si nascondono i roccolatori. Gli uccelli migratori vengono attratti nel roccolo e quindi nella trappola invisibile delle reti mediante i richiami vivi della loro stessa specie. Questo è un altro roccolo di collina, questo è in provincia di Brescia, altri roccoli di Trento, di Bergamo. Le prodine, questo è un altro sistema ancora, queste sono delle trappole. La prodina è una trappola con reti orizzontali posizionata nei prati e azionabile manualmente da un operatore, c'è un meccanismo a scatto. È come un libro aperto, appoggiato con le due copertine per terra, però con le copertine fatte di rete invisibile. Vengono messi dei richiami all'interno e quando si appoggiano le allodole, in questo caso, parte il meccanismo, si chiude il libro, si chiude la copertina e vengono intrappolate. Perché non i roccoli per le allodole? Perché le allodole è un animale pericolo, non si posa sui rami, non si posa sugli alberi e quindi per catturarle bisogna catturarle a terra. Qui si vede ai lati, vedete quelle, quei triangoli più scuri, quelle sono le reti. Qui c'è il meccanismo che fa scattare la molla e che chiude il libro, là ci sono degli stampi in questo caso, e che cattura appunto, questo viene usato per le lover. Le reti della ragione. Torniamo un attimo a cosa sono queste reti, quelle che vengono utilizzate nei roccoli in particolare. Le reti utilizzate nei roccoli sono realizzate con fili sottilissimi e risultano perciò invisibili. Ogni uccello che si sbatte contro rimane intrappolato. Sono mezzi di cattura non selettivi e pertanto catturano qualsiasi specie. Vi ho detto prima che c'erano quelle 5 specie, in realtà nelle rete c'è ragione, qualsiasi animale che vi capita diventa preda e viene catturato, comprese naturalmente specie rare o rarissime. In montagna spesso si catturano anche dei picchi oppure di rapaci notturni e diurni. Le reti però sono mezzi vietati dalla direttiva uccelli, la direttiva 2009/147/CE. In realtà è una rivisitazione della direttiva del 1979. Pensate, la direttiva uccelli è la più vecchia direttiva ambientale dell'Unione Europea. Più vecchia perché si doveva tutelare un qualche cosa di transnazionale, perché questi uccelli, naturalmente, migratori, sono un bene che si sposta da uno Stato membro a un altro Stato membro e oltre, perché molti svernano anche in Africa. Per quanto riguarda le trappole, anche queste, come le reti d'oceanagione, sono vietate dalla direttiva uccelli, in particolare dall'articolo 8. Questa è proprio la fotocopia della Gazzetta Ufficiale e nei mezzi vietati, come potete vedere, ci sono le reti che vengono utilizzate nei roccoli e le trappole. Ad esempio, la Gazzetta è considerata una grande trappola, quindi sono mezzi vietati. Gazzetta Ufficiale. Ecco le reti. Sono invisibili, ma con certe inclinazioni della luce si possono anche vedere. Vedete, questa a sinistra è una rete verticale, foto della Polizia Provinciale di Belluno, e quella è un fringuello, vedete, femmina catturato. Quindi una specie protetta che viene catturata. Andiamo avanti. Un cardellino e un petirosso. Specie protette. Le specie protette catturate nei roccoli. La legge prevede la liberazione delle specie non catturabili. Consente invece la cattura di tordi botacci, tordi sasselli, cesene, merli e allodole. La liberazione degli uccelli catturati, appartenenti a specie protette, è rimessa all'onestà dei roccolatori. Voi immaginate questi roccoli in mezzo alle montagne, in mezzo alle colline, lontani dalle abitazioni, dove nessuno vede,
Spessissimo gli uccelli vengono trattenuti, ingabbiati, inanellati abusivamente con sigilli falsificati, abbiamo visto come fanno, e messi in commercio. Quindi diventano d'allevamento. Avete capito? Questa è la cincia mora, detenuta legalmente, in realtà tutti sanno che è impossibile allevare in gabbia le cincie more. Andiamo avanti. I centri di distribuzione e cessione, una volta catturati i richiami vivi nei loculi, vengono prelevati normalmente dalle guardie venatori provinciali, anche se spesso alcune province danno servizio a qualche ditta esterna, e vengono portati nei centri di distribuzione e cessione dove verranno consegnati poi ai cacciatori. La mortalità dei presicci, questo è un tema molto importante. Moltissimi degli uccelli catturati muoiono entro poche ore da stress. Non sono mai stati abituati alla vista dell'uomo, si trovano in piccoli spazi con l'uomo davanti e molti muoiono di crepacuore da stress. Molti altri moriranno dopo qualche giorno perché incapaci di abituarsi al cibo sintetico. Il cibo che viene fornito è un cibo sintetico. Loro sono abituati dalla nascita a mangiare insetti, bacchi, semi. Molti non ci adatto e moriranno di fame. Andiamo avanti. Questa è una foto, adesso vi mostro l'altro piccolo video, di questi uccelli, vedete, appena catturati, vengono messi in queste piccole gabbiette, senza cibo e senza acqua, naturalmente, perché devono essere trasportati nei centri. E qui, come potete vedere, alcuni sono morti. Qua dovrei avere un altro video, vi faccio vedere questo video. Anche questo è un documento inedito, importante. Un centro di distribuzione. Dentro lì vengono tenuti questi animali. Ecco, guardate questa immagine qua. Questi sono questo è il patrimonio disponibile dello Stato catturato in violazione della legge europea, perché si utilizzano le reti che sono mezzi vietati, in una deroga che non sta né in cielo né in terra, cioè una deroga al divieto di utilizzo. E come potete vedere, ce ne sono più di qualcuno di morto. Qualcuno si muove, questa la pancia in alto, vedete? Questo è morto e probabilmente anche questo è morto. Questa è un'altra immagine. Stanno tentando di liberarsi. Questi sono tordi sasselli. Sono uccelli che non si riproducono nemmeno in Italia, tranne penso qualche rarissimo caso. La maggior parte si riproduce nel nord Europa e sverna da noi per fuggire all'inverno, però poi, oltre alle doppiette, trova anche erano uccelli che fino a poche ore prima volavano liberi e sono stati catturati in un roccolo. E cosa è accaduto invece in Veneto? Visto che siamo in Veneto è bene capire cosa è accaduto quest'anno, non tanti anni fa. Allora, andiamo avanti. C'è stata una delibera della Giunta regionale del Veneto, il 28 giugno ha approvato l'attivazione di 37 impianti di cattura, tra roccoli e prudine, avete visto anche la differenza, per un totale di 14.000 uccelli catturabili. Questo è quello che c'è scritto nella carta. Delibera regionale 1099. C'è anche la tabella con i vari impianti, vedete che la provincia di Vicenza con Verona la fa un po' da padrone, soprattutto Vicenza, una concentrazione altissima, vedete, di impianti di cattura. Vicenza 19, Verona 15. Tra l'altro, visto che qua dentro c'è anche qualcuno di Vicenza, sono stati attivati 16 impianti su 19 che erano stati autorizzati, quasi 9.000 uccelli catturabili e ben 114.000 euro di spese per farli funzionare. Il personale di questi loculi viene pagato dalla provincia, le manutenzioni ai loculi vengono pagati dalla provincia. Andiamo avanti. Questo è l'elenco dei siti, ben 16 vedete, dei loculi e qualche prodina della provincia di Vicenza. Andiamo avanti. E poi abbiamo anche i centri di distribuzione, con tutti quegli impianti di cattura hanno attivato ben 5
centri di distribuzione, dove appunto le guardie portano questi richiami e dove molti muoiono da stress, come avete visto prima. Questa è la cartina della provincia di Vicenza, vedete un po' come sono dislocati in verde gli impianti di cattura e in rosso i centri di distribuzione. Come vedete sono tutti dislocati a nord, ovvero in collina, perché è lì dove appunto c'è il passaggio dei migratori, la concentrazione degli uccelli migratori che arrivano dal nord Europa. E quali sono i costi? Quei 114 mila euro sono interventi per l'attivazione di nuovi impianti, funzionamento di centri di distribuzione e cessione, servizio di call center, c'è anche un servizio di call center per 32 mila euro, per chiamare i cacciatori e dirgli vieni a prenderti il diciamo, 32.670 euro, come gabbie, reti, mangimi, trasporto, compensi degli operatori. Peccato che sia solo una piccola percentuale dei soldi effettivamente spesi, perché poi ci sono tante altre spese che non vengono conteggiate dopo il mostro quale. Provincia di Padova, qui sono 5 gli impianti, la cifra più bassa è 41.000 euro, provinciale 154. E qui abbiamo le due delibere della provincia, 9 ottobre una 2013. Andiamo avanti. Questi sono i roccoli, vedete i luoghi dove sono stati aperti e sotto c'è il centro di distribuzione. Questa è la dislocazione dei centri di cattura della provincia di Padova e a Padova, città comune, hanno messo il centro di distribuzione. Andiamo avanti. La provincia di Treviso ne ha aperti 3. Qua ne ha solo 3 perché è una partiva dagli 8 ai 12, però a Treviso fortunatamente la forestale ha fatto diversi bei interventi che ha portato a un processo che si svolgerà tra l'altro tra poco nei confronti addirittura di ex dipendenti della provincia. Numero di uccelli catturati 1119, 15.000 euro i costi. Andiamo avanti. Questi sono suddivisi per specie, sempre a Treviso. Qui sono i roccoli di Treviso, Fregona, San Pietro, Feletto, San Danone e gli Ezzelini e un centro di distribuzione e cessione di richiami. Andiamo avanti. Eccoli qua, questa è la provincia di Treviso, anche qui vedete sono dislocati nella pedemontana. Provincia di Verona, o la vostra provincia. Allora, qua abbiamo una determina del dirigente, del 23 settembre del 2013, sono stati attivati 5 impianti, numero di richiami di via catturale 1072, in realtà non sono proprio 1072 e tra poco capirete perché. Spesa dichiarata per funzionamento degli impianti di cattura, centri di distribuzione e cessione, acquisto di beni di consumo, compensi agli operatori, ai raccolatori, 16.000 euro. Andiamo avanti. E questi sono gli uccelli che possono essere catturati. 1072. Ma questo sulla carta, in realtà non è così. Dove sono? A Pastrengo, si chiama Squarzoni, Roccolo, a San Mauro di Saline, Roccolon, Velo Veronese, Baltieri, Negrar, Casa Antolini e Brentino Belluno Pace. I centri di distribuzione invece sono a San Bonifacio e a Bussolengo. Andiamo avanti. Perché vi ho detto che i numeri non corrispondono? Perché in realtà stava succedendo, e questo ce lo dimostra anche una denuncia fatta alla magistratura, che in uno di questi roccoli, in realtà in una provina, venivano catturate le allodole, invece di essere inanellate col sigillo e poi consegnate ai cacciatori, venivano date a terzi, senza naturalmente anello, che si impossessavano di un patrimonio indisponibile dello Stato per trarne naturalmente vantaggio, perché poi una allodola, se viene considerata d'allevamento, può costare dai 50 anche i 150 euro l'una. Il 21 ottobre 2013 la Polizia Provinciale di Verona ha sequestrato l'impianto di cattura della località Pace nel comune di Brentino Belluno, dove esemplari di allodola venivano catturati e consegnati illegalmente a persone nascoste vicino alla struttura. Le persone coinvolte nel blitz sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Verona per i reati di uccellagione e di peculato, per sottrazione di fauna selvatica appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato. L'impianto di cattura alla cordina è stato sequestrato e ne è stata disposta l'immediata chiusura. Il paradosso di questa vicenda qual è? Che la provincia di Verona ha sequestrato un impianto di cattura della provincia di Verona. È una cosa, non è un male, è un bene questo, ma vi assicuro che in altre province nessuno va a urtare i propri capi e quindi soprattutto in determinati casi cercano di soprassedere e la denuncia non c'è. Quindi tanto di cappello le guardie della provincia di Verona che hanno denunciato una struttura della provincia di Verona.
Quindi voi capite che qui i numeri che abbiamo sulla carta non corrispondono alla realtà, perché quelle allodole venivano catturate e date via in nero. Questa è una cosa che succede praticamente ovunque, non si hanno le prove, ma ogni volta, soprattutto se è la forestale, che è un ente terzo rispetto alla provincia, va a fare dei controlli, ogni volta succede che ne scoprono di cotte e di crude. Questa qua è la determina della chiusura firmata dal numero della provincia di Verona. Numero 4704/13. Ecco, questa è la dislocazione nella vostra provincia, in rosso i centri di distribuzione, in verde la dislocazione dei roccoli, in blu dove era messa la probina sequestrata il 21 ottobre scorso. Provincia di Venezia, ne hanno meno, ne hanno tre, i 5.700 euro, ne hanno avanti, 87 sono la delibera, sono Concordia Sagittaria, Gruaro, Pardo Alpino e così via. Ecco, questa è la loro dislocazione. Venezia è una provincia molto particolare, non ha collina, però sono riusciti comunque a individuare dei posti di cattura. Andiamo avanti. Nell'uno ne hanno solo, a Mel. E questo è l'epilogo della regione Veneto. In totale vengono spesi 192.000 euro. Ricordo che sono soldi dell'amministrazione provinciale, quindi soldi dei cittadini veneti, dei contribuenti. Ma Belluno non dice però quanto costa. Questo dato di costi totali non considera. Beh, innanzitutto la provincia di Belluno, questo totale, perché a Belluno ancora la delibera non me l'hanno data. È stata dura avere tutte le delibere. Quindi più di 192. Quindi sono più di 192. Sì. Più di 192.000 euro. Ma oltre ai soldi della provincia di Belluno che non ci sono, non vengono contemplati i soldi relativi agli stipendi delle guardie provinciali che, al posto di fare la vigilanza, vanno su e giù con le macchine per colline e montagne per poi riportarli ai centri di distribuzione, per poi riportare le gabbie vuote, quindi vi lascio immaginare, quindi quei costi lì, il personale dell'ufficio caccia e pesca, anche questi, devono lavorare per mettere in moto e gestire tutta questa importante macchina, mezzi e carburante delle guardie, i locali dei centri di distribuzione e di cessione dei richiami vivi. Quindi la cifra sicuramente è molto più elevata di quella. Andiamo avanti. Questa è un'attività in deroga alla direttiva Uccelli, che come vi dicevo è la più vecchia direttiva ambientale dell'Unione Europea. 2009, questa direttiva dice che le deroghe si possono attuare in casi eccezionali e addirittura prevede un'autorità, dice la deroga, oltre a dire ci devono essere rigidi controlli, li devi catturare in piccole quantità, devi valutare le condizioni di rischio, tipo, non so, se mi catturo un uccello protetto, quello mi muore, è una condizione di rischio. Io personalmente ho fatto un controllo una volta, ho trovato un regolo morto, il regolo più piccolo uccello d'Europa, si era imbrigliato nella rete, i regoli sono niente, sono 6-7 grammi, mi pare, col freddo così, non riescono più a tenere il piumaggio in posizione normale e muoiono entro breve tempo. Quindi condizioni di rischio, e l'autorità anche abilitata a dichiarare che le condizioni della deroga sono soddisfatte. Quindi la direttiva dice che se applichi una deroga, come l'uso delle reti che sono vietate, devi avere tutte queste condizioni. Andiamo avanti. Allora, qual è l'autorità in Italia che stabilisce se la deroga può essere fatta o no? È l'ISPRA. Che cos'è l'ISPRA? L'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. È un istituto governativo che rilascia pareri in merito alla caccia e alla fauna selvatica. Allora, che cosa ha detto? Ha rilasciato un parere a quella delibera della giunta regionale che ha autorizzato i roccoli, data 24 maggio 2013, e che cosa ha detto? L'allevamento in cattività delle specie da utilizzarsi come richiami vivi rappresenta una modalità in grado di sostituire il prelievo in natura, perché la direttiva dice anche che puoi applicare una deroga a meno che non ci siano delle alternative soddisfacenti. L'ISPRA dice, gli uccelli te li vai ad allevare, non me li vai a catturare liberi. Poi dice anche, lo scrivente istituto ritiene necessario un potenziamento delle attività di allevamento in cattività, suggerendo l'attivazione di un apposito programma a livello regionale. Fa altre considerazioni e arriva al dunque. Alla luce delle motivazioni richiamate, lo scrivente istituto esprime parere sfavorevole all'attivazione degli impianti di cattura proposti da questa amministrazione. Quindi dice, non si può fare. Andiamo avanti.
Questo è il parere dell'ISPRA, andiamo avanti. Progetto Turdus. Il Veneto, per imbrogliare la Commissione Europea, che ha aperto un fascicolo nei confronti dell'Italia per la cattura degli uccelli da richiamo, si è inventato il progetto Turdus, ovvero l'allevamento dei tordi, per dire sto allevando gli animali. In realtà, che cosa ho scoperto con un accesso agli atti pubblici? Che questo progetto è stato finanziato dal 2008-2011, però per il 2012 abbiamo ottenuto dalla Regione Veneto fondi sufficienti per la conservazione della sola voliera. E dall'inizio 2013 la voliera è stata progressivamente dismessa, in quanto il progetto non è stato più finanziato dalla Regione Veneto. Quindi è caduto l'unico paravento che avevano per questa violazione. Andiamo avanti. La LAC e la LAVA hanno fatto un ricorso dell'avvocato, a firma dell'avvocato Claudio Lenzola del Foro Milano, il 15 ottobre 2013. Speriamo bene. Andiamo avanti. L'Europa cosa dice? L'Europa ha aperto un caso pilota per una eventuale procedura di infrazione il 10 dicembre 2010. La Commissione Europea ha rilevato che la prassi di alcune regioni italiane di autorizzare la cattura dei cani vivi con reti non rispetta la direttiva uccelli. Esistono alternative al prelievo degli uccelli in natura, le deroghe non sono applicate in condizioni rigidamente controllate, come richiesto dalla direttiva, le reti usate per le catture non garantiscono la selettività. Andiamo avanti. Allora, a tutto questo cosa si aggiunge? Proprio per far vedere quanto la Regione Veneto se ne infischia della fauna selvatica, della natura, delle leggi europee. Il 18 giugno 2013, quindi l'altro giorno, quindi pochissimo tempo fa, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge 248 con cui viene abolito l'obbligo di tenuta, di compilazione e di esibizione dell'apposito registro per gli allevatori di uccelli da richiamo appartenenti a specie cacciabili. Quindi già ci imbrogliano con quella macchinetta lì, no? Per facilitare questi banditi, per quei banditi, coloro che violano la legge, per facilitare hanno fatto questa cosa qui. Quindi il Veneto, invece di cercare, ad esempio, di dire anelli solo in acciaio, cosa ha fatto? Ha eliminato il registro di carico e scarico, che era l'unico sistema per controllare un po' questi allevamento falsi, perché poi abbiamo visto che sono falsi. È stata così cancellata l'ultima forma di controllo che consentiva di individuare gli uccelli nati, quelli inanelati e quelli venduti. Il Consiglio regionale ha tolto gli addetti controlli venatori ogni possibilità di verifica sulla legittima provenienza di richiami vivi. E va detto, io lo vedo anche da Facebook, lo vedo anche dai commenti dei cacciatori, che i cacciatori però difendono con le unghie questa pratica qua. Nella mia pagina Facebook spesso, quando io pubblico queste cose, dicono che sono cose false, che non sono vere, che mi invento tutto, avete capito? E sono pressanti, sono sempre presenti. Purtroppo io vedo che gli ambientalisti e gli animalisti spesso non replicano. E sapete perché? Perché questa è una materia che non conosce nessuno. Io spero che, ve la posso anche dare questa slide, poi ci saranno anche altre presentazioni, facciate tesoro di questa cosa qua, facciate la passaparola, perché fino a quando le cose vengono tenute nella totale ignoranza, chi sapeva che la Regione Veneto aveva fatto questa modifica alla legge, la fanno franca. Andiamo avanti. Vado verso la conclusione. Denunce per il maltrattamento di animali. Io naturalmente negli anni ho fatto diverse denunce contro chi riteneva in modo illegale questi uccelli, soprattutto per il maltrattamento animali. Io mi ricordo, ho iniziato ancora nel 91 a denunciare chi usava gli zimbelli. Gli zimbelli è una cosa che per fortuna non esiste più, tenevano gli uccelli legati per le zampe, per le ali, per la coda. Ancora adesso ogni tanto si trovano queste cose qua, però ormai ci sono sentenze di primo grado e di Cassazione che hanno eliminato praticamente quasi in tutta Italia la pratica almeno dell'uso dei zimbelli. Ci sono state moltissime condanne per maltrattamento animali, addirittura di secondo grado, quindi di Cassazione, che hanno fatto giurisprudenza, e alcune condanne sono state emanate anche a carico di rocoratori. Non so se qualcuno ha sentito parlare di un orso marsicano tolto a un ristoratore di Bodega di Sant'Urbano, delle linci che questo aveva, che gli sono state tolte. Ecco, questo personaggio qui era il rocoratore che è stato denunciato dal sottoscritto, che poi è stato anche condannato. Quindi pensate, questo qui poi, oltre ad essere stato pregiudicato per maltrattamento degli animali, aveva dietro il suo ristorante di casa anche tutti questi bei animali qua. Andiamo avanti.
abbiamo una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha detto una cosa interessante, c'è il reato di maltrattamento animali se detiene gli uccelli in gabbie anguste, e nelle motivazioni, nel corpo della sentenza si legge che nulla più dell'assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli. Sentenza 2341, con questa sentenza dovremo veramente eliminare questa questione dei richiami di diritti. Andiamo avanti. In Europa io ho portato a conoscenza la Commissione Europea delle pressioni che l'ISPRA, questo istituto che avete visto da pareri negativi a luce ragione, alle pressioni alle quali questo istituto è sottoposto. Hanno fatto interrogazioni parlamentari, gliene hanno fatte di tutti i colori, hanno, per un certo periodo non li hanno pagati, veramente una brutta situazione, perché l'ISPRA è un ente dello Stato che in maniera tecnica e scientifica dà dei pareri che non devono essere pareri politici, ma devono essere dei pareri tecnico-scientifici. La risposta del commissario è stata che la Commissione continuerà a verificare che le autorità italiane competenti garantiscano un'applicazione coerente su basi scientifiche solide della direttiva uccelli in tutto il proprio territorio nazionale. Come ha preso atto di questa cosa, io sono stato anche all'ISPRA, ho incontrato i vari dirigenti, penso di aver dato un piccolo aiuto con questa, anche con questa interrogazione, perché da allora i toni si sono veramente abbassati. Ho fatto un'interrogazione sulla questione dell'uccellagione, l'ho fatta lo scorso anno, mi è stato risposto che la Commissione sta valutando tutte le informazioni disponibili nell'ambito di un'indagine concernente la cattura di uccelli da richiamo da utilizzare come richiami vivi in alcune regioni italiane, quindi stanno indagando. Questa è la risposta che mi è stata data l'11 ottobre del 2012. Andiamo avanti. L'8 novembre ho fatto una nuova interrogazione, perché quando mi è arrivato quel video lì, ho voluto mandarglielo alla Commissione Europea, ho denunciato la contraffazione degli anelli inamovibili e ho suggerito l'adozione di anelli a prova di manomissione, ad esempio d'acciaio. Andiamo avanti. La risposta è stata quella che possono esserci gli animali, gli uccelli da allevamento, però devono essere detenuti in maniera rispettosa delle norme, ma soprattutto non stabilisce la norma il tipo di materiale dell'anello, purtroppo l'attuale norma europea non lo stabilisce, però mi dicono anche è un chiaro obbligo per le autorità degli Stati membri istituire un sistema opportuno di attuazione e applicazione di diversi divieti summenzionati e delle relative disposizioni. Cosa vuol dire? Che se lo Stato membro scopre che nel suo territorio ci sono degli abusi, lo Stato membro deve prendere provvedimenti. Quindi uno Stato che adesso continua a far mettere agli uccelli anelli di lega, di alluminio, che si possono allargare, restringere, mettere, usare per bonificare e rendere leciti la detenzione di quegli uccelli là, è uno Stato membro che non sta applicando la legge. La risposta però del 15 gennaio la volontà politica, abbiamo visto, non è quella di riparare a questa situazione, ma addirittura di essere complice. Avete visto, hanno eliminato il registro di carico e scarico dei richiami vivi. Un'altra interrogazione molto importante è questa gennaio di questi controlli, perché qua bisogna fare le pulci a tutto questo sistema. Abbiamo visto il parere negativo dell'ISPA, abbiamo visto le reti non consentite, ma qua ci sono anche i controlli. Ho fatto questa interrogazione denunciando gli scarsi controlli in provincia di Bergamo e Brescia, vedete, solo nello 0,017% dei casi ci sono dei controlli, quando rischio di controllo vuol dire che ci dovrebbe essere al minimo una guardia sempre presente lì sul posto, possibilmente non corrotta, vabbè. Scusate un attimo indietro. La regione, quindi, la Lombardia ha dichiarato quanti controlli. Ad esempio avete visto 40 controlli su 2250 giornate di funzionamento. Niente. Brescia anche. La regione Veneto non indica assolutamente il numero minimo dei controlli. Ce ne sono. Quindi ho chiesto, ma ti sembra che la cosa possa andare? Vediamo la risposta. Potocnik, il 28 febbraio del 2013, mi risponde. Potocnik è il commissario all'ambiente, uno sloveno. Per quanto concerne le condizioni rigidamente controllate, gli atti amministrativi nazionali che autorizzano le deroghe devono specificare, oltre agli organi di vigilanza, il tipo e il numero congruo ed elevato di controlli minimi da effettuarsi. Nella delibera che vi ho detto prima del ragionamento, non si parla di numero di controlli, si parla di chi fa i controlli, ma non si dice il numero. Un numero esiguo di controlli come quello menzionato dall'onorevole deputato non può essere sufficiente a garantire il livello chiesto di
controlli rigorosi. Quindi la risposta sul fatto che noi stiamo violando la direttiva ce l'abbiamo già. Andiamo avanti. Naturalmente il 4 ottobre, dopo aver letto le carte, i documenti della Regione Veneto e delle varie province, ho fatto questa interrogazione che è in attesa di risposta, dove ho denunciato queste situazioni di illegalità e denunciando il fatto che l'ISPRA va sempre a parere negativo, ma che la situazione non è cambiata. Andiamo avanti. Ho scritto anche una lettera al commissario Potocini, perché oltre alle interrogazioni formali è bene poter scrivere anche delle lettere, perché le interrogazioni di tratto ti consentono di scrivere 25 righe. Non posso scrivere più di 25 righe perché c'è un problema anche di traduzione, quindi di limitazione di costi. E quindi ho voluto scrivere una lettera personale. 8 ottobre 2013. Su questo fronte io credo sarebbe interessante poter che magari le associazioni nazionali potessero in qualche modo fare quell'azione di pressing, di pressione, fatta con le deroghe. Io penso si potrebbe pensare anche a un vostro incontro. E questa era l'ultima. Passo la parola quindi al prossimo relatore. Buonasera a tutti. Ora, molte cose sono già state dette in modo molto, molto esauriente, molto preciso da Andrea. Io aggiungerò alcune cose un po' su quella che è l'esperienza toscana, soprattutto io vengo da Firenze, su questo tema. E prima alcune note anche su quello che è l'impatto complessivo della caccia sul migratore, cioè l'utilizzo dei richiami vivi è uno degli aspetti forse più vergognoso, non sono tanti aspetti della caccia ai migratori che ha un impatto clamoroso su queste specie che sono un patrimonio di noi tutti, un patrimonio internazionale. Quindi credo che sia utile fare un ragionamento un po' su quello parla Guido Scocciante, che sono gli impatti della caccia su queste specie. Molto spesso sentiamo dire da cacciatori e amministratori eccetera che tutto è controllato, tutto è regolamentato, tutto è sostenibile. Di sostenibile la caccia in Italia direi che praticamente non c'è nulla. Dal secondo punto, qual è l'impatto della caccia? Beh, purtroppo dobbiamo dire che ne sappiamo ben poco, perché ci sono, se uno va a cercare dei dati, anche in letteratura scientifica, eccetera, si trova magari studi complicatissimi su strani aspetti della biologia di qualche specie, ma non si trova quasi niente su quello che è l'effetto della caccia, perché pochi dati, pochi studi, e per quello che è in realtà spesso un voluto silenzio, insomma, che molti. Ma anche studi, molte sono guidate poi da fondi che sono legati a ambienti di questo tipo, quindi diciamo c'è in buona parte anche un voluto silenzio su questi dati. Questi sono dati di diversi anni fa, questa stima, cioè si parlava, questo autore parlava di 100 milioni di uccelli migratori uccisi a colpi di fucile mediante trappole nel bacino del Mediterraneo, quindi questo è un numero già che ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere anche che poi l'impatto della caccia non è solo, noi si pensa all'animale ucciso, evidente, ma c'è tutto quello che è anche il disturbo, l'impatto della caccia indiretto, non è solo il singolo uccello che viene colpito, ma cosa succede anche a tutto il resto della popolazione. Innanzitutto le specie cacciabili in Italia, ma si cacciano solo specie in buono stato di conservazione, come qualcuno vorrebbe dire. Ora questo è una tabella, riassume un po' sono delle classificazioni sul grado di sullo stato di conservazione delle specie, questo spec 1, spec 2, 3, che indica un diverso grado di minaccia che le singole specie hanno. Quindi se vediamo le spec 2 sono specie la cui popolazione globale è a uno stato sfavorevole di conservazione europea e la popolazione globale è concentrata in Europa, quindi diciamo è particolarmente grave questo fatto che hanno. Invece le spec 3 hanno uno stato sfavorevole in Europa, però la popolazione è anche al di fuori dell'Europa, quindi diciamo. E se vediamo le specie previste nei nostri calendari venatori, abbiamo numerose specie spec 2 e ancora più spec 3. Quindi diciamo evidentemente stiamo cacciando anche specie che non stanno bene come stato di conservazione.
E poi sappiamo che non solo le specie cacciabili sono oggetto di caccia, questa cicogna nera, certamente specie non cacciabile, ma che purtroppo finisce anche questa sotto il piombo dei nostri cacciatori. E poi appunto diciamo, non c'è solo danno abbattimento diretto, molto diciamo evidente, molto a tutti, ma abbiamo qualche notizia su quello che è il danno a tutto il resto che i cacciatori fanno, qualche notizia su qualche studio su questo si può trovare. Per esempio pescatori più o meno concordano sui numeri, insomma si vede che se si va a vedere un sito una caccia aperta, una caccia chiusa, sia il numero di uccelli presenti è da 5 a 50 volte di più nei siti a caccia chiusa, questo non ci meraviglia, però sono dei dati riscontrati e scritti, e c'è tutta una serie di effetti la caccia sulle specie, anche al di là di quello che non viene ucciso. Quindi qui sono autori vari che sono andati a studiare con vari metodi questi aspetti, si vede che per esempio il disturbo della caccia riduce il tempo trascorso dai migratori nei siti di sosta, quindi questi non riescono a riposarsi, a foraggiarsi, quindi anche quello che sfugge alle fucilate, però ha meno possibilità di sopravvivere durante il viaggio migratorio. E questo sono andati a vedere anche poi quello che è determina un sottoutilizzo delle risorse alimentari, che quindi hanno effetti negativi ad esempio sulle dimensioni della popolazione, che sono uccelli meno nutriti e quindi meno forti per tutto quello che devono affrontare. Anche questi altri autori hanno andato a calcolare una perdita dal 4 fino al 51% del tempo che gli uccelli hanno per foraggiarsi, perché devono invece scappare da un posto all'altro per sfuggire ai colpi di fucile. Per esempio anche gli spostamenti stessi che di solito fanno dalle zone di riposo a quelle di nutrizione che si spostano gli animali sono tutti alterati da questi parametri della caccia, quindi sono tutte cose che vanno a incidere gravemente sulla popolazione, anche quella che riesce a non beccarsi la fucilata. E quindi diciamo si ha tutto un complesso cambiamento nelle abitudini di questi animali che determina un aumento delle attività energivore che consuma energia e una riduzione delle attività che invece procurano risorse agli animali, e questo determina un peggioramento delle condizioni fisiche, riduzione della massa corporea, riduzione delle riserve di grassi, eccetera. E queste sono tutte cose che nessuno mai dice. Questo per esempio è uno studio interessante fatto su una specie di oche del Nord America, c'erano delle zone, delle stazioni migratorie specie che per un regolamento di lì un anno stavano chiuse la caccia, un anno stavano aperte la caccia, e sono andati a vedere che cosa succedeva da un anno all'altro e hanno visto che quando c'era la caccia gli uccelli ripartivano verso i siti riproduttivi con minore riserve, partivano in ritardo perché ci mettevano di più a foraggiarsi e riposarsi, arrivavano quindi più tardi, una maggiore mortalità nel viaggio, un minore investimento di energie nel processo riproduttivo, minore produzione di uova alla fine, maggiore perdita di uova e quindi un minore tasso di giovani involati. Quindi questi sono tutti impatti indiretti ma molto importanti sulla popolazione. E c'è da tenere conto che tutti questi studi un po' che ho citato sono sostanzialmente fatti in Nord Europa o in Nord America, mentre la situazione nelle regioni mediterranee comunque sicuramente non è certo migliore, ma anzi sicuramente peggiore, perché qui c'è uno schema che riassume alcune cose: sono molti più giorni di caccia, molti più cacciatori come numero, molte più specie cacciabili, quindi diciamo se quei dati erano preoccupanti da noi succede sicuramente molto peggio. E qui c'è il discorso appunto la caccia impatta, non impatta, noi abbiamo questo uno schema di popolazione, cioè, a un basso livello un'attività di caccia può essere compensata dalla specie, quando si arriva a un livello eccessivo non c'è più capacità compensatoria ma una mortalità additiva anche importante, e diciamo la situazione nostra fa sì che siamo sicuramente in quella parte del diagramma e non nella prima. Qualche dato vorrei sono dati più sulla Toscana e non sul Veneto. Questi sono dati sugli abbattimenti, la lettura della detezione di minatori un po' di qualche anno fa, perché la regione li conta anni di distanza, e questi sono, quindi si parla ogni anno di 1,2 milioni, 1,4 milioni di animali, non animali uccisi, cioè animali segnati sul tesserino, però quanti saranno? Poi questo è il numero minimo da cui dobbiamo partire per ragionare.
E questo è diviso per specie, appunto, guardando un po' qualche, cioè, parlando di migratori, da 110.000 allodole, quasi 600.000 tordi, 125.000 colombacci. Questo è quello che avviene come livello minimo in Toscana, questo è quello che viene scritto sui tesserini, però tutti i capi non segnati, di specie cacciabili, tutti gli esemplari di specie protette chiaramente non vengono segnati sul tesserino, tutti quelli che sono poi gli abbattimenti o ridetti di controllo, tutte che vengono. Quindi diciamo sicuramente quel numero che abbiamo visto di 1.200.000, 1.400.000 animali, è un numero che dobbiamo moltiplicare per un, se non sappiamo quale fattore, ma sicuramente dobbiamo moltiplicarlo e, non, e questo dà un po' un'idea. E appunto uno degli aspetti più impattanti di tutto questo è la caccia a spostamento fisso, che poi a volte hanno appunto delle situazioni di questo tipo qui, non sono della frasca dietro cui si nasconde il cacciatore, che sono una vera e propria barriera di fuoco per i migratori. In Toscana ne abbiamo più di 11.000 di appostamenti fissi, poi si aggiungono tutti i cosiddetti appostamenti temporanei, che sono un numero che nessuno conosce ovviamente. E questa è una mappa degli appostamenti, questa è una zona della provincia di Pisa, qui vicino al mare, per Maria in Pisa, vedete questa è la situazione, che si trova un uccello migratore che deve passare da queste parti con tutti questi, o questa è la provincia di Siena, vedete, questo è la strada che si trovano davanti. Campo minato. E poi diciamo, per aiutare ulteriormente questo, si inventano le cose più incredibili, come questo non solo in Toscana, è stato anche in Veneto. E quello per esempio addirittura di togliere gli appostamenti fissi da dove sottostare alle norme edilizie urbanistiche, cioè qualunque persona deve per muovere una via deve giustamente seguire tutti, il cacciatore viene esentato con apposite leggi regionali da dover per mettere su un appostamento fisso, può anche infiscarsi alle norme edilizie urbanistiche, 3 gennaio 2005. Illegittima. E che però, diciamo, nonostante tutte le varie contestazioni sono state fatte dall'associazione nel percorso di queste norme, è andata avanti a diritto, appunto a volte sono appostamenti di queste, che queste cose non devono sottostare alle norme edilizie, tantomeno insostenibile. E per fortuna, diciamo, non ci sono solo le regioni, ma c'è anche la Corte Costituzionale, e in questo caso c'è voluto qualche anno, ma c'è stata una recente sentenza proprio per un caso nato in Veneto, perché sono state diverse le regioni a legiferare in questo senso, Toscana, Veneto, Marche, sono più diverse, e la Corte Costituzionale, che però è un percorso, arrivarci non è cosa semplice, è un percorso complesso e lungo, tra l'altro la Corte Costituzionale non ci si possono appellare come tali associazioni, bisogna riuscire a aprire un caso, che poi quindi deve essere poi un giudice o un TAR andare in Corte Costituzionale, non ci si può rivolgere direttamente. La Corte Costituzionale ha sancito che era un clamoroso illecito, una violazione delle norme vigenti, e quindi adesso le regioni, per esempio la Toscana, ieri in Consiglio regionale ha approvato una norma in cui ha dovuto rettificare la sua norma di 3 anni fa, riportando gli appostamenti fissi nell'ambito di dove sottostare norme edilizie, e cosa insomma, che tutto non gli si era detto fin dall'inizio. Non si era fatto anche un esposto al Consiglio dei Ministri, nel momento che parlavano questa legge, però non ho ascoltato. Tra l'altro hanno comunque fatto il colpo di coda, che comunque non dovevano sottostare norme edilizie, ma quelli che avete costruito in questi anni in modo illecito, a questo punto però li potete smantellare entro febbraio, quindi cioè li fanno fare tutta la stagione, cioè fino al 31 gennaio cacciano e poi c'hanno il mese per smontarli, quindi diciamo, gli hanno dato almeno questa stagione, comunque sono riusciti a dargli ancora. E nella caccia appunto non c'è l'illegalità sul campo, questi sono i famosi archetti del Bresciano nei petti rossi, appunto, ma non c'è solo l'illegalità sul campo, c'è anche l'illegalità legislativa, questo un esempio era questo degli appostamenti fissi, ma ce n'è tanti. Questo si pensa al calendario venatorio, qui in verde sono i specie per specie i periodi indicati dall'ISPRA, di cui si parlava prima, come indicati per singole specie, il rosso invece vedete allargati sia prima sia in capo che in fondo, o poi con la preapertura per le varie specie, questi periodi per esempio concessi nella regione toscana si va sempre a allargare invece che a stringere, anche questo in barba alle norme. Le norme che vorrebbero con l'articolo 42 della legge comunitaria 2009,
2010 in realtà, che prevede, che conferma, insomma, quello doveva essere sempre dalla direttiva del 79, doveva essere, ma insomma siamo riusciti a scriverlo nel 2010, che lo Stato, le regioni e le province devono mantenere o adeguare qualsiasi una direttiva, eccetera, a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, eccetera, tenendo conto delle esigenze di tutte, cioè tutta una serie di cose, non devono essere provocati deterioramenti dello stato di conservazione degli uccelli e del loro habitat. E questo implica che dovrà essere protetti, in particolare dunque il viaggio migratorio, eccetera, però in realtà alla fine nessuna azione di adeguamento sta avvenendo da parte delle regioni e province con un gioco di dire deve essere lo Stato a modificare la scena della legge nazionale sui periodi, non la regione, invece delle associazioni, UF, l'IPU, l'ACLA, insomma siamo intervenuti più volte ai TAR, che lì fra l'altro trovando a volte sentenze di un tipo, a volte di un altro, c'è tutto questo gioco sul filo di lana di questo parere dell'ISPRA che purtroppo è consultivo per la legge, non è cogente, per cui le regioni poi hanno fatto i calendari come legge in modo non si potesse andare al TAR, siamo riusciti a portare la cosa in costituzionale che ha detto dovete farlo come delibera, allora sono inventate delle delibere in cui c'è magari una delibera di una paginetta in cui c'è scritto specie per specie il periodo cacciabile e poi c'è 20 pagine prima in cui hanno argomentano in tutti i modi appellandosi a qualsiasi dato se non riuscite a trovare qua di là che quella specie non è davvero a rischio come dice l'ISPRA, eccetera, per cui diciamo per gettare fumo negli occhi dei TAR che poi non vanno, è un organo che guarda diciamo l'applicazione giuridica della norma, non si mette a sindacare se effettivamente quella specie è più a rischio o meno, insomma, quindi ci hanno creato comunque un sistema in cui riescono a in qualche modo a andare avanti e continuare ad andare in barba alle direttive europee. Tornando un po' sui richiami vivi, appunto su questo molto, già stavo per la situazione toscana, più o meno siamo sui 200.000 animali tenuti in condizioni che avete visto prima, provenienti da cattura circa 70.000, 130 da allevamento dichiarato tale, come si è detto molto spesso non è così. Sono dati del 2015, ma ora siamo nel 2013, cioè, però non ci sono dati dopo perché la regione ha eliminato l'obbligo, come è stato detto anche per il Veneto, l'obbligo di un database regionale e per quanto riguarda quelli provenienti dall'allevamento, quindi non si sa assolutamente più, bisognerebbe andare a ricercare registro per registro, lì da noi ancora registri ci sono degli allevatori, ma insomma, chiaramente è una cosa infattibile, insomma un controllo impossibile. Nel 2010 consistenze, proteste, contestazioni, anche da parte della comunità europea è stato rimesso l'obbligo di fare il database complessivo, anche ma ancora dopo 3 anni non l'hanno fatto e quindi non si sa, siamo ancora i dati di quel tempo lì. E per quanto riguarda le catture, qui diciamo c'è una situazione diversa in positivo in Toscana rispetto al Veneto e vi racconto un attimo come, affinché regge, speriamo che regga da noi e che si riesca a applicare anche altrove. Da noi in realtà gli impianti in questo momento li abbiamo chiusi. Questi sono gli impianti anno per anno approvati dalla regione e con il numero di zone dai 16 a fine degli ultimi anni 5.000 uccelli catturabili ogni anno. E cosa ha fatto la regione in questi anni? Prima ha tentato di liberalizzare completamente tutto, eliminando addirittura non solo i registri, ma l'obbligo dell'anello, cioè addirittura l'unico elemento, avete visto purtroppo come falsificabile, però insomma in qualche modo un elemento di difficoltà che veniva dato per l'anello era stato eliminato anche quello. Con la motivazione che a volte che poteva far male alla zampa dell'uccello, questa è la motivazione da in realtà per liberalizzare ovviamente tutto. Noi si fecero campagne su questo, nuovo associazione non ci fu niente da fare. Però poi dopo anche qui Corte Costituzionale e la Regione ha dovuto tornare indietro, tra l'altro anche buttando via soldi pubblici anche lì perché ha dovuto ridare tutti gli anelli ai cacciatori, diciamo anche spese di qualche decina di migliaia di euro per risanare una cosa che non avrebbe mai dovuto fare.
Per quanto riguarda le catture, anche il parere dell'ISPRA, che appunto è sicuramente una struttura fondamentale, se non ci fosse nemmeno quella, e che non solo sta subendo attacchi politici fortissimi da anni, ma le regioni stanno anche cercando completamente di cortocircuitare, creando degli ISPRA, tra virgolette, regionali. La Regione Toscana è da tempo che ci prova, inserisce nelle norme ipotesi varie, si è creata un centro interuniversitario che si chiama il CIRSEMAP, da cui chiede parere all'ISPRA, perché deve chiedere per forza pareri per legge all'ISPRA, però li chiede anche, o li allega nelle delibere, questi pareri di questo CIRSEMAP, perché poi sono sempre pareri che dice sempre di sì a tutto, perché veramente sono un po' di studiosi dell'università toscana che sono conniventi con loro. E comunque parere ISPRA sugli impianti di cattura ripetutamente negativo anno dopo anno, azioni nostre varie, per cui diciamo una determinazione dirigenziale, come abbiamo visto che tuttora è in vento, questo è un aspetto in realtà interessante da subito ragionare, perché essendo una determina dirigenziale c'è una firma di un dirigente, eccetera, se fa una cosa così diciamo illecita in modo palese, tanto che da noi i dirigenti smisero di fare queste determine dirigenziali, e la cosa fu portata avanti, finì per essere una legge regionale, cioè per approvare qualche roccolo, anche lì diciamo un assurdo da un punto di vista procedurale, legge regionale approvata dal Consiglio regionale, insomma, perché era l'unico modo per da una parte difendersi da stare, da una parte di mettersi in sicurezza, perché come si sa i politici quando approvano le leggi sono a riparo di tutto, perché hanno la loro libertà, diciamo, mentre il dirigente che firma una determina palesemente illegittima può avere delle conseguenze dirette. Per cui appunto da noi intanto i dirigenti smisero di fare queste determine, se si vuole fare, e i drappelli di consiglieri regionali, filovenatori, trasformarono la cosa in legge. A questo punto noi non volevamo facendo un esposto al Consiglio dei Ministri contro questa legge regionale del 2009. Nel 2010 la Corte Costituzionale annulla la norma regionale perché era palesemente illegittima, perché c'è il parere negativo, eccetera, però ormai oltre 5.000 uccelli sono stati catturati. Siamo a questo punto nel 2010, che succede di fronte a una sentenza Corte Costituzionale? Di fronte a pareri scritti degli uffici giuridici della regione che dicevano ai consiglieri regionali, guardate, se riapprovate questa roba, approvate una cosa che non si può fare. Nel 2010. E noi facemmo casino, lettera a tutti i consiglieri, giornalate, eccetera. Riapprovata una legge uguale, quindi niente, tanto appunto con il fatto si provò a appunto minacciare anche Corte dei Conti, eccetera, però su questo ebbero dall'ufficio giuridico un parere invece che li sosteneva, perché c'erano due cose, più le deroghe, sulle deroghe, siccome c'era già pendente una contestazione comunitaria europea, potevano rischiare da quel punto di vista, invece su questa cosa nuova dove non c'era precedente, insomma l'ufficio giuridico gli disse in pratica non potete farla, è illegittimo, non è una cosa che ho provato, non è illegittima, però a domanda, ma rischiamo la Corte dei Conti su quella, allora abbiamo paura per le tasche loro, perché l'unico modo per andare a colpirli più che dei TAR, ovviamente non importa nulla, il consigliere regionale subentrare, intanto il nostro avvocato lo paga la regione, lo paga a lui, invece la Corte dei Conti può arrivare in tasca a lui. Insomma, invece su questo li tranquillizzarono, allora riapprovarono la stessa legge. E noi facemmo un altro esposto, e la Corte Costituzionale ha annullato anche la seconda legge regionale, però anche lì passano i mesi e quindi gli uccelli vengono catturati, distribuiti, eccetera. Abbiamo fatto anche uno sposto a Corte dei Conti, ma evidentemente della ragione dell'ufficio della regione a Corte dei Conti non ha fatto nulla, però abbiamo fatto anche un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze, dicendo che a questo punto la legge non c'è più, sarà annullata dalla Corte Costituzionale, questi uccelli che ora tutti i cacciatori hanno in casa sono detenuti illegittimamente, questo era il nostro teorema, diciamo, e facciamo a tutte le procure in realtà. La procura di Firenze è evidentemente sensibile al tema, certamente bisogna che ci siano persone che siano sensibili, decise di effettivamente dar seguito a questo nostro esposto e ha disposto il sequestro di tutti questi uccelli che erano stati catturati nella provincia di Firenze, non
tutta la regione, la provincia di Firenze era la punta prima, che eravamo appunto in estate successiva. E quindi in parte è attivato il corpo forestale dello Stato, fece un'operazione anche importante, tutti più o meno in contemporanea per evitare il passaparola, insomma, quindi in pochi giorni un grosso numero di pattuglie del corpo forestale fece un grosso lavoro di andare a recuperare, perché erano più di 400 cacciatori coinvolti, no? E questi sono appunto tutti uccelli sequestrati, questo è il camion, venivano caricati sul camion che portava al nostro centro recupero. Questi sono appunto alcuni di quegli animali e furono recuperati meno di tutti quelli, perché vari non sono riusciti a rintracciarli, ma insomma 445 animali sono stati rintracciati, sequestrati e portati al centro di recupero. Questo, diciamo, al di là dell'operazione se per sé per questi animali è servita innanzitutto come deterrente, per cui al momento dopo questo si è fermata, sta dicendo le catture continuano le catture nascoste, legittime, di falsi allevamenti, eccetera, questo senza dubbio, però diciamo la situazione, le catture al momento sono ferme, questo è l'elemento più importante. Ci ha dato anche modo di avere dei dati statisticamente significativi, perché diciamo comunque il singolo sequestro fatto al cacciatore X può essere sempre il fatto, ma è quel cacciatore li teneva male, gli altri sono tutti bravissimi, li portano anche a letto con loro. Questo invece era un campione completamente casuale, cioè non era sequestrato al singolo cacciatore perché li aveva catturati illegalmente o perché li deteneva male, li maltrattava. Questo è un campione totalmente casuale, soltanto perché erano tutti gli uccelli catturati l'anno prima su una legge illegittima. Quindi diciamo è un campione, statisticamente ci dice questo è come stanno questi animali. E questo è come stanno questi animali, come avete visto le foto prima, scorro velocemente, diciamo si ripete, mancanza di coda, ali, questo è appunto il discorso della chiusa, vedete, mescere la gamba, è venuta una scatola al buio, così per il discorso della chiusa che si diceva prima. Queste sono le specie, vi ho tanti punti di reportage, sesseri, medie e cesene. A questo punto abbiamo avuto poi, chiedendo autorizzazione all'ISPRA, facendo tutto un protocollo, sono stati portati al centro recupero di Sempronano, il WF, con la supervisione veterinaria, con la partecipazione di alcuni inanellatori con patentine, insomma, inanellatori diciamo di tipo scientifico, insomma, per valutare questo animale e tutto. Sono stati poi appunto quindi liberati con l'ok della procura, c'era a disposizione quelli liberabili, liberateli subito, quindi non liberare curati ovviamente, quelli liberati sono stati inanellati, eccetera, insomma è stata fatta tutta un'operazione, e queste sono alcune immagini di queste operazioni di studio, di valutazione degli animali, e queste sono quelle del becco che si sbatte contro. Poi adesso stai trovati anche dei casi particolari per quello accecato, una cosa che non si può più fare, uno ce l'ha tagliato tutte e due le ali, insomma, senza pensare ad arrivare a quei casi diciamo estremi, questa è comunque la condizione generale, per cui meno della metà sono considerati liberabili nell'immediato. E problemi appunto di becco, di ali, di coda, di zampe, avete visto prima le foto, insomma, queste sono. E questo è importante nel senso che questa appunto, come si diceva, è una popolazione assolutamente casuale di 400 animali, quindi non di due, e quindi è quello che è la situazione di questi animali, indipendentemente, non è il singolo cacciatore cattivo che li teneva male, tutti gli altri li tengono bene. Scorro velocemente. Una cosa interessante, appunto, se poi, questo è importante, appunto, aver attivato i inanellatori competenti, insomma, che chi fa queste cose conosce bene la struttura e il riconoscimento non solo delle specie, ma anche spesso si può riconoscere l'età degli animali, come sono le ali, i colori, cioè le penne e tutto. Quindi questo è uno schema su cui non entro, questa è una diversa fase della muta che avviene in diversi punti dell'anno, si può capire l'età. E questo per esempio è un soggetto, il gordo portaccio, che per come c'ha la muta è un soggetto giovane dell'anno, mentre questi soggetti dovevano essere stati catturati l'anno prima, quindi questo è un soggetto sicuramente stato sostituito, non è quello che non hanno catturato l'anno prima,
quindi è, diciamo, la dimostrazione dello scambio degli anelli, delle catture illegali, eccetera, è tutto lo stesso. Quindi, diciamo, sono stati trovati, questi invece erano adulti, questi possono essere effettivamente quelli catturati l'anno prima. E comunque sono stati trovati su diversi animali che sicuramente erano animali dell'anno e quindi erano animali che non erano più quelli catturati quando dovevano essere catturati. Questo è tutto il cumulo delle gabbie vuote, finalmente. Questo è l'inanellamento fatto per inanellare questa volta a scopo appunto di codi liberati, ne vale un anellino, quello scopo scientifico, e finalmente lì. Quindi questo appunto è quello che non vogliamo più vedere, questo è un'immagine di questo, le nostre guardie a Lombardia, con carniere di animali con la parte protetti, registratori e tutto quello che purtroppo si trova spesso nelle nostre campagne. Di questo è quello che non vogliamo più vedere e invece questo è quello che vogliamo vedere. Bene, grazie. Passiamo ora la parola a Danilo Selvaggi, direttore generale LIPU, che ci parlerà anche di un'importante campagna LIPU di questo periodo, proprio sui richiami di. Sì, grazie Chiara. Grazie a Andrea per l'invito. Io non mostrerò, visto anche l'ora tarda, non mostrerò slide. Tantissimo, direi tutto è stato già detto. Cercherò di non tirare le conclusioni, ma puntualizzare alcuni aspetti anche di prospettiva, inclusa la nostra campagna, la campagna della LIPU per dire basta a tutto questo, per abolire dalla legislazione italiana l'utilizzo vergognoso degli uccelli selvatici come richiami vivi. Voglio però cogliere l'occasione per ringraziare Andrea per il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo in qualità di parlamentare europeo. Lo voglio fare in questa occasione perché è giusto, è un lavoro continuo, un lavoro appassionato sugli aspetti di tutela degli animali, di benessere, di conservazione della biodiversità, su grandi tematiche ambientali quali la questione che Andrea ricordava della direttiva VIA, da cui dipende tantissimo del benessere del nostro ambiente, del nostro paesaggio, delle nostre vite quotidiane. Da queste cose dipende buona parte del benessere delle nostre vite quotidiane. Lo dico non, come posso dire, per cortesia istituzionale o per amicizia, anche quello, ma non è questo. Lo dico perché è importante anche evidenziare l'importanza per noi che abbiamo a cuore l'ambiente, l'importanza della rappresentanza politica e della rappresentanza politica giusta, cioè l'importanza di poter contare su persone che hanno a cuore queste tematiche, prendono a cuore i nostri obiettivi, i nostri principi e li portano avanti con convinzione. È una cosa di assoluta importanza. Le nostre azioni hanno bisogno di finalizzazione politica, soprattutto quando si tratta, come in questi casi, di voler intervenire sul sistema legislativo, vuoi per fermare cattive leggi, oppure per correggere leggi che non vanno bene, oppure per migliorare il sistema ambientale. Senza rappresentanza politica questo non è possibile. Io credo che il tema della rappresentanza politica, delle tematiche dell'ambiente, della tutela degli animali, sia un tema diciamo particolarmente delicato in questo momento. Sono tempi difficili per tante ragioni, ma proprio per questo noi non possiamo permetterci oggi di rimanere orfani della politica seria che prende a cuore anche queste tematiche. Non ce lo possiamo permettere perché significherebbe correre il rischio di perdere un patrimonio straordinario che è quello che noi abbiamo conquistato in questi anni, in questi decenni.
perché la situazione non è ancora buona, ma in questi decenni noi abbiamo trasformato la cultura italiana e europea in buona parte mondiale, con leggi, con direttive, con regolamenti, con programmi. La cultura è stata trasformata, o quantomeno è stata trasformata la cultura ufficiale. Forse la vita quotidiana ancora non abbastanza. E proprio per questo allora noi questo sistema, questo patrimonio dobbiamo portarlo a compimento, applicarlo meglio, applicarlo più concretamente, quindi ha bisogno questo patrimonio di passi avanti e certamente non di passi indietro, anche per la questione dei richiami vivi, perché poi la partita finale, se si giocherà nelle aule parlamentari, nelle aule del legislatore, e lì noi dobbiamo avere persone valide, autentiche, competenti, formate, disponibili al sacrificio, certe volte al martirio, perché sono cose molto complicate, e per questo appunto la questione della rappresentanza politica ambientale, ambientalista, animalista è molto, molto rilevante. La mia associazione, la nostra associazione, ha lanciato questa campagna che vedete qui. Basta richiami vivi. E l'abbiamo decisa e lanciata quantomeno per due ragioni generali. Una è una questione di legalità, lo abbiamo in parte visto, cioè una questione che riguarda la coerenza e la correttezza e il rispetto delle direttive comunitarie, e quindi a cascata anche la correttezza del sistema normativo nostro, italiano, di recepimento e di attuazione delle leggi europee, delle direttive comunitarie. L'utilizzo in Italia dei richiami vivi già oggi è un utilizzo appunto illegittimo. I richiami vivi sono possibili mediante una forzatura, di più, una infrazione palese delle leggi europee che vietano esplicitamente la cattura degli uccelli selvatici e l'utilizzo degli uccelli selvatici a questi fini. Oggi vietano, quindi il sistema applicato in Italia è un sistema illegittimo. Ecco, allora perché però questo avviene? Come è possibile che questo avviene? Avviene appunto attraverso una infrazione. Tanto è vero, Andrea Zanoni lo ricordava, che qualche tempo fa la Commissione europea è intervenuta. È intervenuta attivando quella che appunto si chiama procedura pilot, è una sorta di indagine conoscitiva, chiamiamola così, di inchiesta, che di solito precede la messa in mora del paese, quindi la procedura di infrazione, il paese diciamo entra, va sotto inchiesta appunto. Con questa procedura pilot la Commissione europea ha chiesto all'Italia: come mai? Perché voi fate questo? In base a quali normative, con quali regole voi fate tutto questo? Dateci le informazioni. E l'Italia ha risposto dicendo: sì, è vero, noi catturiamo uccelli selvatici, li utilizziamo come richiami vivi, sappiamo che questo è vietato dalla direttiva, lo sappiamo, lo facciamo però in deroga, cioè lo facciamo utilizzando la finestrina che la stessa direttiva, quindi la stessa Unione Europea, ci concede per utilizzare appunto queste deroghe. Questo ha risposto l'Italia. Falso. Non è vero. È una risposta errata. Tant'è che la Commissione Europea ha detto: non è vero. Perché voi non utilizzate il sistema di deroghe previsto da noi, previsto dalla direttiva, che ha un nome e cognome, l'articolo 9 della direttiva, il quale articolo 9 dice: se voi volete fare delle deroghe al sistema, degli strappi alla regola, dovete farlo a certe condizioni precise, che sono quelle appunto descritte nell'articolo 9. L'Italia non fa questo sui richiami vivi.
la legge italiana che regolamenta la materia, la legge 157, che poi è quella di tutela della fauna e di regolamentazione della caccia in generale, sui richiami vivi prevede due articoli, l'articolo 4 e l'articolo 5, che nulla hanno a che fare col sistema di deroghe dell'Unione Europea, assolutamente nulla. Gli articoli 4 e 5 della 157 regolamentano, consentono l'utilizzo dei richiami vivi, quindi la cattura, la detenzione, l'utilizzo, regolamentando questa materia in modo ordinario, come se fosse normale farlo. Quindi non una situazione in deroga straordinaria, ma una situazione ordinaria. Questa è una chiara infrazione della direttiva. Quindi già oggi la legge italiana va immediatamente cambiata. E va cambiata nella peggiore delle ipotesi, per noi tutti che abbiamo a cuore queste cose, che queste cose non accadano più, nella peggiore delle ipotesi va cambiata vietando la cattura degli uccelli. Perché? Perché se l'Italia prevederà appunto il sistema di deroghe previsto dalla Commissione Europea, dalla direttiva, dovrà adeguarsi a quel sistema. Quindi l'Europa dirà: volete catturare uccelli selvatici a fini di richiamo? Va bene, ma lo dovete fare, uno, come situazione straordinaria, eccezionale, quindi non ordinaria. Due, dovete farlo tenendo conto di tutti i requisiti nei metodi che dovete utilizzare, quindi che siano sistemi molto selettivi, che siano molto controllati, che ci siano certe quantità e non altre. Quindi metodi molto rigorosi. E soprattutto, tre, lo potete fare se ci spiegate qual è la ragione per cui voi lo fate, qual è la ragione per cui voi andate in deroga alla regola, e al tempo stesso, questa è una cosa fondamentale, dimostrando che non ci sono soluzioni alternative a quella pratica. L'Italia stessa ha già risposto, un po' come la provincia di Verona che chiude l'impianto della provincia di Verona, l'Italia attraverso l'autorità scientifica ha già risposto dicendo che sì, esistono delle soluzioni alternative alla cattura degli uccelli selvatici. Queste soluzioni alternative sono l'allevamento degli uccelli selvatici. La Commissione Europea ha già assunto questa posizione, ha già detto che in realtà questo andrà fatto. Non ci dovranno più essere catture di uccelli selvatici, ma ci dovrà essere solo allevamento. Ora, a noi questo non va bene. Non va bene perché noi contestiamo il principio stesso dell'utilizzo di questi animali, ingannevole, vile, brutto. Tenete presente però che già questo sarebbe un passo avanti molto importante, perché intanto metterebbe fuori gioco un enorme sottobosco di illegalità, di anelli che vanno e vengono, di scambi, di commercio illegale che sta intorno alla cattura soprattutto, più che all'allevamento, soprattutto alla cattura. Quindi questo già lo metterebbe fuori gioco e, diciamo, smonterebbe una parte del problema. Ma ripeto, noi non saremmo soddisfatti ancora. E qui c'è la seconda ragione per cui la Libu dice basta ai richiami vivi, che è una ragione di ordine morale, puramente morale, una ragione di ordine etico. Non parlerò, Andrea l'ha ricordato, anche Guido lo ricordava, non parlerò degli aspetti di conservazione, del fatto che alcune specie catturate sono specie in condizioni, ecco, scientifiche non buone, la lodola, la pavoncella, c'è anche un po' la pavoncella in questa vicenda. Non parlerò del fatto che nelle reti che dovrebbero essere selettive finiscono specie ultraprotette, tutte le specie sono protette, anche queste che avete visto sono protette, ma ce ne sono alcune particolarmente protette che versano in condizioni di specie non buona e finiscono nelle reti. Dimentichiamoci, parliamo soltanto dell'aspetto, della questione morale, dell'aspetto culturale, dell'aspetto etico, di come sia possibile nel 2013
nel cuore dell'Europa, che esseri senzienti, che provano paura, che hanno il bisogno della libertà, che soffrono, siano ridotti in queste condizioni. Non è possibile. Per me basta già un'immagine che dice, forse ancor prima di tutto questo, dice quello che accade. Cioè accade questo, che Nord Europa, dove questi animali trascorrono i mesi caldi e si riproducono e fanno i piccoli, Nord Europa in primavera e in estate. Piccoli uccelli migratori che si dannano l'anima per costruire il nido, depongono le uova, svezzano i piccoli, volano in un'impresa faticosa e bellissima per prendere il cibo e portarlo ai piccoli nel vento, nella pioggia del Nord Europa, che anche d'estate presenta i suoi climi impegnativi. I piccoli sono svezzati, si involano, arriva il momento straordinario e delicatissimo del grande viaggio di migrazione verso il sud Europa, verso l'Italia, dove vengono a trascorrere l'inverno, arrivano da noi e noi li accogliamo con una rete che li cattura, una mano che li prende, li mette nel sacco, la libertà è finita e comincia questa tortura, comincia questa apocalisse. Per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, la storia finisce qua, perché è talmente stridente il rapporto tra, diciamo, la bellezza, l'importanza, la ricchezza della loro vita selvatica e la irragionevolezza di quello che gli facciamo, che il discorso finisce qua. Senza voler aggiungere tutto il resto, e avete visto di cosa si tratta, cioè una situazione di sevizie, di spennamento, di muta artificiale, di buio, di condizioni igieniche, di medicinali, non ne abbiamo parlato, ma ci sono gli steroidi, gli anabolizzati, per ancora di più suscitare il canto fuori stagione. Tutto questo è oltre quello che ci servirebbe per dire basta. La pronuncia della Cassazione che ricordava Andrea, la Corte di Cassazione si è pronunciata. Credo che fosse proprio un caso relativo al Veneto, ma comunque era un caso, ovviamente, di richiami vivi. La Cassazione ha detto che, appunto, nulla è più incompatibile con la vita selvatica, con la vita di la natura stessa di un uccello selvatico, dell'impossibilità al volo. Non si è pronunciata sulle sevizie, sulle torture, sulla mutilazione, sul buio, si è pronunciata già su questo, che per noi, ripeto, chiude la questione. Aggiungo anche un aspetto che, diciamo, confligge con un tentativo di costruzione di questa deontologia venatoria che molti stanno tentando di fare, dare un'etica all'attività venatoria. Ecco, noi sappiamo per certo che anche dall'altra parte della barricata tutto questo comincia ad essere, diciamo, pesante, non ancora abbastanza, ma non regge da nessuna parte, perché all'aspetto fisico di violenza c'è l'aspetto tremendo dell'utilizzo ingannevole di questi animali per attirarne altri, che è quanto di meno nobile in qualunque contesto deontologico, anche dell'attività venatoria, noi si possa immaginare. Noi abbiamo lanciato questa campagna, è una campagna che parte da una petizione, siamo partiti ad agosto, stiamo raccogliendo delle firme, ci siamo dati l'obiettivo di 50.000 firme in 5 mesi, 10.000 firme al mese, non è facile, sono firme vere, raccolte online, precise, poi documentate, raccolte in modo cartaceo. Siamo stati in piazza 2 settimane fa, qui c'è la nostra Carlotta Fassina, delegata regionale del Veneto, c'è Giulio, c'è Claudio, delegato di Verona, ci sono tutti gli altri amici, tutti i nostri delegati e volontari sono stati in piazza. Siamo a oltre 30.000 firme, vogliamo raccoglierne altre 20.000, non è un numero stringente, è un numero simbolico, ma è un numero molto importante perché accompagnerà la consegna al Parlamento della proposta di legge di abolizione dei richiami vivi.
una proposta di legge un po' articolata come drafting, ma che avrà il punto chiave in un comma all'articolo 4 che dirà: la cattura e l'utilizzo dei richiami vivi sono vietati. È un'impresa difficile ma non impossibile, soprattutto se siamo tutti assieme, se voi ci aiutate. È un'impresa secondo me nobile. Non si pensi che il Parlamento italiano in questo momento ha altro da fare, ma se è vero che tutta questa è una faccenda di legalità, di rispetto del diritto, di etica, di soldi pubblici, di cultura, di dignità, allora ottenere un risultato di questo tipo significa rendere questo paese bellissimo e talvolta un po' triste un paese migliore. Grazie. Qui avremo i moduli, quindi i nostri amici della Liquor del Veneto avranno i moduli, per cui chi vuole farlo subito lo può fare, chi vuole farlo nei prossimi giorni o farlo fare ad altri, il nostro sito che è www.liquor.it, che tra l'altro tra poche ore sarà anche rinnovato, avremo un nuovo sito, potete farlo anche sul sito, ve ne siamo grati. Grazie. Mi pare che ci siano i moduli anche nel tavolo qui fuori, no? Ecco, quindi prima di uscire sono sotto il tavolo. Bisognerà farlo, sì. In conclusione vedremo un video elaborato dall'onorevole Zanoni. Direi che il tema della serata è stato ampiamente trattato con competenza ma soprattutto anche con passione dei nostri relatori. Un ringraziamento particolare a tutti e tre e all'onorevole Zanoni per l'impegno, la competenza e la passione con la quale svolge il suo impegno politico per sostenere tutte le nostre istanze. Ecco, prima di vedere questo video conclusivo, a fronte ecco, delle informazioni, delle molte informazioni che abbiamo ricevuto questa sera, penso che ci possono essere degli elementi per aprire un dibattito, chiedere maggiori informazioni ai nostri relatori. Chi vuole rivolgere delle domande ecco, può tranquillamente farlo in questo momento. Io volevo domandare una cosa. Non ho capito riguardo ai soldi pubblici se gli uccelli vengono dati a pagamento oppure se sono dati incomodato, per dire. La domanda era appunto se i cacciatori pagano per questi uccelli. Allora c'è un versamento a seconda delle province, che è anche variabile, di circa 5 o 10 euro di rimborso spese, che ricoprono però solo una piccolissima parte del totale dei costi sostenuti, che come avete visto sono costi importanti e tra l'altro sono costi che non sono stati conteggiati del tutto, perché nelle determine, nelle delibere che hanno trovato l'uccellagione nelle varie province vengono stabiliti questi impegni di spesa che sono solo parziali, nel senso che non tengono conto dei costi ad esempio del personale. Se possibile, volevo avere dall'onorevole una precisazione circa il progetto Turdus. Diceva che in pratica la regione lo sta facendo morire per i media di finanziamento, ma in relazione ai risultati di questa sperimentazione, ci sa dire qualcosa? Sì. Sono riusciti ad allevarli che animali? Allora, io se vuole le posso fornire anche la risposta che mi è stata data. Praticamente è stato un mezzo fallimento perché ci sono state delle nascite però molto limitate e poi nella stessa relazione si parla anche di pullus, ovvero dei piccoli nati di tordo scomparsi, perché si sono accorti che c'erano dei buchi per terra di molto presumibilmente rati che andavano a pasteggiare all'interno di queste voliere. Quindi una natalità molto, molto scarsa e quindi diciamo un po' un fallimento di quella che doveva essere l'alternativa, di quella che è stata utilizzata come alternativa dalla Regione Veneto per far vedere che in realtà loro concedono queste catture ma che stanno pensando a quelle alternative che l'ISPRA vorrebbe e che la direttiva europea vuole per evitare che vengano attuate queste deroghe appunto che costituiscono nell'uso di mezzi
non selettivi come le reti di ozonazione per catturare uccelli selvatici. E quindi è fallita e io ho chiesto questa documentazione perché quest'anno nella delibera fotocopia che ormai fanno da anni in regione per utilizzare questi impianti di cattura non citavano più il progetto Turdus, allora mi sono sospettito e ci fosse questa ormai tranquillità politica di poter fare tutto quello che si vuole al punto tale da non utilizzare nemmeno questo paravento delle alternative che si stanno valutando per evitare procedure di infrazione. Forse è anche un segno di arrendevolezza nei confronti dell'Europa che ormai dovrebbe farsi sentire. Scusa, una piccola replica. In base a questa risposta c'è stata fatta una valutazione invece sulle migliaia di allevamenti dichiarati con le decine di migliaia di soggetti dichiarati provenienti da allevamento? Cioè, voglio dire, se il progetto è nato in regione e quindi con tutti i crismi della scientificità e tutte le risorse della regione è fallito, nessuno ha fatto una valutazione circa, ripeto, le dichiarazioni di migliaia e migliaia di allevatori dilettanti che smerciano centinaia di migliaia di soggetti di allevamento? Questa è una giusta osservazione, perché è la dimostrazione che effettivamente tutte queste migliaia di allevamenti che sono stati autorizzati, in realtà sono allevamenti dove i pulcini dei tordi non nascono nel nido ma nascono nella rete da uccellagione utilizzata abusivamente. Purtroppo è difficile portare questa cosa in Europa perché si parla di allevamenti e quindi loro ti dicono che noi non ci occupiamo di allevamenti. Ci vorrebbe una indagine da parte della magistratura. Se un magistrato volesse andare a fondo della questione, la cosa verrebbe a galla. Su semplice presa di posizione politica, un comunicato stampa che è stato riportato sulla questione di questa sera, che è stato riportato sui giornali, io domani sarò interrogato dalla Polizia Giudiziaria di una procura della Repubblica di una di queste province e io in quell'occasione sicuramente ho già la documentazione, denuncerò anche questo fatto che è la dimostrazione che gli uccelli d'allevamento da noi vengono allevati non tramite la coppia maschio-femmina nido pullus, ma alla fine sappiamo tutti come con le reti oceanagione e con quel sistema di inanellamento che abbiamo visto truffaldino. Quindi io spero che la magistratura, visto che ha aperto questa indagine, vada a fondo e si interessi anche di questa cosa qui. Perché è una cosa semplicissima da scoprire, basta andare a vedere questi allevatori che dichiarano ogni anno, adesso abbiamo visto non hanno neanche più l'obbligo del registro, che dichiarano ogni anno la nascita di centinaia di pullus nel periodo riproduttivo per scoprire che voliere e nidi in realtà non ci sono. Le indagini genetiche, oggi ci sono ampi sistemi per verificare se il singolo uccello è nato da quei genitori o spacciati tali, il problema appunto è che ci vuole la magistratura interessata a fare la cosa, comporta anche un po' di impegno di fondi, ovviamente è stato fatto in passato magari su uccelli più particolari, sui rapaci, dove anche lì c'è tutto un commercio di rapaci spacciati, in effetti quando state fatte in analisi del tipo in genere sono state o trovate cose che non tornavano, oppure molto spesso improvvisamente sparivano tutti, se erano il giorno prima tutti gli uccelli erano spariti, volati, perché si era aperta la voliera, eccetera. Comunque sì, l'indagine genetica sarebbe l'elemento più semplice per andare a verificare effettivamente chi è figlio di chi. Purtroppo i tempi in Europa sono molto lunghi. Abbiamo visto per le deroghe hanno aperto le prime procedure di infrazione nel 2002 e nel 2004 per arrivare alla condanna nel 2010 e poi finalmente alla chiusura della caccia in deroga nel 2012. Sì. E quindi
è importante, ecco, attuare un ruolo di pressing anche dal Parlamento per arrivare ad accorciare i tempi. Anche perché va detto che l'uccellagione fatta così in Italia è partita praticamente dal 1994-95, quindi da moltissimo tempo, prima ancora delle deroghe per la caccia, perché inizialmente in quegli anni là si cacciava la pecora e il pinguello, specie protette, perché erano addirittura previste dalla legge statale. Nel 97 sono state escluse. Esatto. Posso però aggiungere una cosa, perché i tempi sono questi, sono tempi molto lunghi, però c'è un aspetto di positivo, anzi di molto positivo, quando si attivano questi percorsi comunitari, e cioè che c'è un pungolo, cioè c'è un elemento di minaccia che smuove la situazione. Quindi ad oggi il potere dell'Unione Europea, quindi questi strumenti, sono serviti soprattutto come potere un po' deterrente e un po' stimolante, ma funzionano soltanto se noi poi aggiungiamo del lavoro di pressione sul campo. E per questo io ritengo che la convergenza tra la procedura pilot, non è ancora una procedura di infrazione, ma quindi i primi movimenti contro l'Italia della Commissione Europea e un intervento deciso nostro, di noi tutti, sul Parlamento, possa dare dei frutti interessanti. Per le deroghe è successo, per le deroghe di caccia è successo esattamente questo. 6 anni fa sembrava impossibile, oggi le deroghe sono quasi sparite. Che trovo assurdo però permettere l'allevamento di questi uccelli da richiamo, perché valgono come quelli liberi, cioè permettere che gli uccelli da richiamo vengano allevati, cioè vuol dire, non so come si può permettere una cosa del genere, perché poi aumenteranno di brutto gli allevamenti. Gli uccelli nati in cattività vale come l'altro, che non sono allevamenti. D'accordissimo, anche c'è da precisare, è solo un modo diverso per esatto. Lo richiamo, ma è sempre una crudeltà verso il cielo. Io direi che bisogna battersi per eliminare la caccia. C'è un problema, un altro. Teniamo presente i due livelli della questione. Noi la questione la viviamo in un modo. Noi, credo noi tutti, riteniamo che il principio stesso sia intollerabile. L'utilizzo di uccelli selvatici, anche allevati, come richiamo vivo, è intollerabile. Da qualunque provenienza questi animali arrivino. Questo è il nostro livello. Il livello della Commissione Europea è diverso, cioè il livello che parte, origina dalle direttive e dal senso e dal principio delle direttive. Allora la direttiva Uccelli, che è stata ed è preziosissima, non tocca aspetti etici, tocca aspetti di conservazione. E quindi la direttiva Uccelli dice, sì, cacciate, potete cacciare, purché non mandiate le specie in sofferenza. In questo caso potrebbe dire sì, utilizzate gli uccelli come richiamo, ma non li catturate, perché in quel caso non è selettivo, prendete anche altre specie, vengono da allevamento. Questo è il livello dell'Europa, che piace fino a un certo punto, E ripeto però, ad oggi è stato preziosissimo, perché dalla convergenza di aspetti etici e di aspetti conservazionistici della Commissione Europea e della Cassazione, che dice cose etiche, la Cassazione ha detto cose etiche, mettendo assieme questi due livelli, noi intelligentemente forse possiamo ottenere dei risultati importanti. Un
metterei il cacciatore dentro la gabbia. Aggiungo una cosa. Quello dell'allevamento in realtà è una grande balla, una grande bugia, perché queste specie è difficilissimo allevarle in prigionia. Uno che arriva ad allevare dei tordi o delle cesene o delle allodole in prigionia sicuramente non utilizza quegli uccelli dei richiami vivi, perché uno super esperto, uno che utilizzerà ampie voliere, dei mini habitat artificiali, e quindi diciamo che è per i numeri che servono per la caccia è impossibile utilizzare il metodo dell'allevamento. Io mi ricordo nel 1991, quando l'allora presidente della Federcaccia andava in giro a parlare, lui era anche relatore di questa legge del 92, Giacomo Rosini mi pare di ricordare, bresciano, andava in giro a raccontare quello che stava ottenendo con questa legge qui. In merito all'allevamento, appunto, si vantava della novità, perché nella precedente legge non si parlava di allevamento di cani vivi, ma anche del fatto che appunto era una balla per sanare gli uccelli catturati. Tant'è vero che in una delle tante conferenze che tenne all'epoca, io mi ricordo la battuta, fece questa battuta qua: cari cacciatori, abbiamo inserito l'allevamento dei cani vivi e voi sapete benissimo con cosa si richiamano, con cosa si allevano i richiami vivi, con le reti. Avete capito? Lui stesso fece la battuta in merito a questa dispositivo di legge che in realtà nascondeva un illecito, avete capito? Quindi in realtà se si dovesse passare all'alternativa che vuole la direttiva, poi questa verrebbe sicuramente stroncata, perché basterebbero dei controlli sacrosanti, doverosi per smascherare questa cosa. La stragrande maggioranza degli italiani è contraria a queste cose, lo sappiamo, sono state fatte un sacco di indagini, anche quel famoso referendum che è andato buco per pochissimo, e la stragrande maggioranza degli italiani è contrario alla caccia. Come mai i politici, a parte qualche illuminato, eccezione rarissima, sono appiattiti invece sulle posizioni dei cacciatori, o al massimo, a parte che appunto, o al massimo sono indifferenti, stanno zitti? Oppure mi sbaglio, c'è qualche, ne ha conosciuto qualcun altro anticaccia in questi frequentando allora, politici di qua e di là? Rispondo io, poi se volete applicare anche voi, rispondo io perché sono chiamato in causa essendo un rappresentante politico, no? E ci possono essere diverse considerazioni per rispondere a questa domanda qui. Come mai i cacciatori rappresentano una percentuale, diciamo, da profitto, da prestigio telefonico, ma in realtà nelle aule parlamentari, nelle aule dei consigli regionali si trovano delle ampie maggioranze che superano il 50%. Come mai? È una minoranza che è super rappresentata, iper rappresentata nei posti di comando. Allora, io innanzitutto dico che i cacciatori sono dei gran rompiscatole, difendono con le unghie la loro passione, sono costanti, molti sono pensionati, hanno molto tempo libero, e io lo vedo ad esempio nella mia, vi dicevo prima, vi facevo la battuta, nella mia pagina Facebook, loro sono sempre presenti, sono costanti, non si arrendono mai, quando c'è da muoversi si muovono. Anche se sembrano disuniti, sono abbastanza uniti e sanno soprattutto che per ottenere le cose che vogliono il campanello da suonare è quello del politico, dei rappresentanti politici. E dopo, evidentemente, i politici non si occupano di attività di tutela della fauna selvatica e quindi di limitazione della caccia perché sanno che avrebbero delle rogne. Io veramente nel tempo ho subito anche delle azioni minatorie, non solo diciamo verbali ma anche fisiche, nel senso che a me non hanno fatto niente, però mi hanno incendiato un moschetto, mi hanno mandato un proiettile di Kalashnikov, mi hanno mandato lettere minatorie, sapete, sono cose pesanti, soprattutto se è famiglia, lasciano il segno, avete capito? E questa loro, secondo me, molti politici non è che votino a favore di provvedimenti aumentare le possibilità di caccia per chi sono a favore della caccia, semplicemente perché vengono
pressati a tal punto che alla fine cedono. Ecco, noi sotto questo punto di vista, noi che invece gli animali li vogliamo tutelare, tuteliamo la biodiversità, vogliamo conservare la fauna selvatica e l'ambiente, sotto qualche punto di vista magari dovremmo anche utilizzare i loro metodi. Il fatto è che loro, va detto anche questo, si occupano solo di quello. Invece se noi ci guardiamo attorno e pensiamo a quello che facciamo, ci occupiamo di moltissimi aspetti. Io credo che per avere più deputati, rappresentanti politici che seguono, che vogliono seguire la strada della tutela della fauna selvatica, dobbiamo alzare la voce e farla sentire a loro soprattutto, essere costanti e secondo me i frutti arrivano. Sì, sicuramente c'è tutto quello che ha detto Andrea, hanno sicuramente una grande capacità di dare l'impressione di costituire dei pacchetti di voto molto solidi rispetto al politico, che concede una cosa e sa di avere un certo ritorno elettorale, piuttosto che in un mondo, diciamo così, molto giustamente la gente, una grande maggioranza delle persone, ecco, la caccia magari non vota soltanto sulla base di un provvedimento singolo su questi aspetti, invece i cacciatori sono capaci di farlo. C'è anche però poi tutto un mondo anche economico dietro che spinge anche quello, non solo dell'industria armiera, che ovviamente uno ci pensa subito a quello, ma anche tutto quello che è le aziende faniste venatorie, agricoliste venatorie, insomma c'è tutto un indotto che diciamo ha un certo, non ci è capitato anche esempio, insomma, situazioni, per esempio sul nostro esposto la procura di Firenze blocca l'addestramento a cani con sparo fuori periodo di caccia, in quanto assimilabile alla forma di caccia fuori stagione, eccetera, cosa si dibatte da 20 anni e non si riesce a risolvere. Insomma, anche lì c'è stata delle pressioni incredibili, gente che hanno fatto il chiocciolo, politici e non politici, insomma alla fine hanno trovato il modo di riaprirla, perché c'è stato lì proprio un movimento di perdita dei posti di lavoro della gente, faniste, venatore, come insomma lamenti, pianti. C'è anche diciamo, purtroppo un mondo di indotto dietro che spinge molto anche quello, che non è solo il cacciatore che va a sparare, ma c'è anche chi ci guadagna dietro che spinge con il. C'è anche un altro elemento secondo me, che rende il mondo dei cacciatori particolarmente prestante in questa fase. L'elemento è questo: negli anni 70-80, negli anni 70, si cacciava da agosto fino a marzo-aprile, ma in realtà si cacciava tutto l'anno. Con la legge del 92 la stagione di caccia è stata ridotta tra settembre e il 31 di gennaio. E le 70 specie cacciabili sono diventate 40. Nel 1997 sono state cancellate dalla lista delle specie cacciabili specie come il fringuello, passeri, lo storno, cioè specie di altissimo interesse venatorio. Negli anni 2000 è cominciata la vicenda delle deroghe, che il 2006 ha portato ad una procedura di infrazione pesantissima, e come dicevo le deroghe in Italia sono, non dico sparite, ma radicalmente ridotte. Nel 2004 loro hanno tentato una riforma della legge con la famosa proposta di legge Onnis, battaglia di 3 anni in Parlamento e l'abbiamo vinta noi, loro l'hanno persa. Nel 2008 hanno tentato un'altra riforma della legge con la famosa proposta di legge Orsi e l'hanno persa. Battaglia sui richiami vivi, numero di cacciatori che diminuisce ulteriormente, deroghe, che significa botte tremende per l'industria delle armi, perché loro fanno male con i cinghiali, con tutto, ma quanto fanno male o bene agli armieri con i fringuelli, perché lì si spara a raffica
e quindi lì il commercio è come la slot machine, quelli sono tutti soldi. Ecco, allora, questo che ancora a noi non piace è comunque un impero un po' al tramonto come cultura. Loro non parlano più di uccisione degli animali. L'uccisione dell'animale è il grande rimosso nel discorso dei cacciatori, non ne parlano più. Parlano di tutto altro, dei boschi, della passeggiata, dell'antincendio, ma il momento di uccidere è rimosso, perché non possono dirlo, perché se lo dicono anche le persone a cui non frega nulla di nulla, dicono: ma voi siete matti. Allora questo impero al tramonto oggi non vuole tramontare, ha stanziato tantissimi soldi in comunicazione, paginate intere di Corriere della Sera. Noi per fare una mezza pagina di Corriere della Sera, Guido lo sa, Andrea lo sa, dobbiamo elemosinare i soldi alle persone, che sono cose costose. Noi siamo quelli che siamo, facciamo quello che possiamo, e loro hanno i milioni di euro, comprano pagine intere, hanno investito negli uffici studio, famoso ufficio studio della migrazione, degli acquatici, ACNA della Federcaccia. Quindi questo è l'argomento. Per loro la battaglia sta diventando una battaglia di vita o di morte, anche se parliamo di scenari ancora, come dire, di prospettiva. Però il tema della rappresentanza politica, io l'ho detto in apertura del mio intervento, è fondamentale, perché stiamo attenti. Noi le conquiste le abbiamo fatte, ma stiamo attenti perché il mondo può anche girare strano. Quindi c'è bisogno di consenso. Le firme devono essere 500.000. Sotto il Parlamento dobbiamo essere in 10.000, perché altrimenti il politico coglie un disinteresse, un interesse solo teorico, e vota dall'altra parte. No, deve votare dalla nostra parte. Ci impegniamo a fare almeno un pullman dal Veneto quando consiglierete le cene. Bene, grazie a tutti voi e a quelli che sono venuti finora, e naturalmente un arrivederci a domenica alla manifestazione contro i rocoli a Trento di Schio. Ciao a tutti. Grazie ancora ai relatori, a Danilo Silvaggi e a Guido. Avete ascoltato Basta richiami vivi e uccellagione. Conferenza tenutasi a Verona il 6 novembre 2013. Registrazione a cura delle WWF Verona.